Eccoci a tutti, ciao a tutti. Vabbè, stasera versione natalizia, siamo tutti addobbati per Natale. Tra l'altro pure Davide e Fabio, diciamo, sono pronti e carichi e fra poco appariranno. Ciao a tutti, benvenuti stasera a questo meetup. Nel frattempo stiamo un po' salendo di pubblico, quindi io parto subito con la presentazione della community, così nel frattempo continuate ad arrivare. Spero che abbiate fatto tante domande, vi abbiamo lasciato pure il form già per fare le domande a Fabio e Davide, però fra poco vi ricordiamo come poter interagire, non vi preoccupate. Quindi ora io vado condividendo la mia presentazione, credo che la vedete, sì, la vedete. Nulla, allora ciao a tutti, io sono... Scusate un attimo, ecco qui. A dubbi, Enzo. Ho problemi, ho tutto, ragazzi. Quindi scusate un attimo. Torniamo indietro. Il bello della diretta. Avevo le slide sbagliate. Ok, un attimo solo. Se vuoi, succede, detto io dico che sei Innocenzo Sansone. Esatto. Ecco, adesso sono sulle slide giuste, ok? Spero che questa volta vada tutto bene. Allora, sono Innocenzo Sansone. Questo è il mio link, faccio questa roba, quindi faccio tanti eventi tech e sono contento, ecco, di seguire la community di The Workspace. Però prima di passare a The Workspace, che ve la presento, voglio fare un po' di autopromozione, diciamo, per una community che è vicina pure a The Workspace. E quindi domani abbiamo, può darsi che vi interessa, un meetup legato a Flutter. Quindi una serie di eventi legati a Flutter. Se volete registrarvi, questo è il diciamo il link legato a The Community Space, che è un progetto che include varie community che sto portando avanti. Ok, dopo questo momento di autopromozione, sperando che qui si aggiusti pure lo schermo, però proseguiamo e andiamo avanti. Ecco, la magia del Natale, ok? Dev Workspace è una community di sviluppatori, quindi per sviluppatori facciamo dei meetup, diciamo, tecnici, ed è legato, vogliamo, ecco, parlare agli sviluppatori legandolo al tema del lavoro, ok? Conoscere le aziende più innovative, conoscere, diciamo, le figure professionali e conoscere pure i linguaggi, i framework, i tool che ogni sviluppatore dovrebbe, diciamo, utilizzare, ricevere formazione gratuita dai migliori speaker. E già con Fabio abbiamo fatto tantissime puntate, e anche con Federico e Antimo, che salutiamo, raggiungere la carriera che hai sempre voluto, e lo facciamo attraverso questi meetup. E poi abbiamo un gruppo LinkedIn e Facebook, quindi sulla landing page theworkspace.dev potete trovare tutti i canali da seguire, eppure l'Eventbrite con tutti i prossimi eventi, ok? Tra l'altro abbiamo deciso, ecco, con Daniela, di lanciare sul gruppo Facebook un'altra sfida dopo quella dei meme, quindi che ha visto vincere l'opla di Fabio, quindi una sfida che andrà avanti per tutto il periodo natalizio. Avete tempo fino al 6 gennaio, di postare una foto, un video che era a tema Natale nerd, quindi che rappresenta un po' come state vivendo questo Natale da nerd, che so che sarete, diciamo, per tanto tempo pure al computer. Infatti la prima foto la posterò io appena ora partiranno Fabio e Davide, con la mia scrivania, diciamo il mio desktop in versione natalizia, ok? Quindi fate i post più votati nel prossimo meetup. Dopo il 6 di gennaio verranno premiati con un buono che questa volta, diciamo, Daniele è stata generosa, di 50 euro. Okay. Natale siamo più buoni, giusto? Quindi abbiamo fatto il buono da 50 euro. No, Natale, infatti, siamo diceva, esatto, come diceva Enzo, tema Natale Nair, quindi sbizzarritevi veramente, la vostra scrivania, un Christmas jumper di Natale, stile il mio, un po' più nerd magari di Minnie e Topolino che si danno un bacino, piuttosto che gadget natalizi di qualsiasi tipo a tema appunto nerd. Tutto è valido e vincerà il post con più like. Pure foto ritoccate, giusto? No, vabbè, scherzo, qualsiasi, dai. Qualsiasi cosa. Fate tutto quello che serve per farvi votare, ok? Esatto. Detto questo, a fine serata avremo la selfie lottery,
che tanti di voi conoscono, però per chi non la conosce, si partecipa caricando il vostro volto, quindi mettetevi il cappello di Natale, avremo il wall e manderemo almeno un sorteggio mettendo in palio una licenza di JetBrains, poi vediamo un attimo se ci possono essere altri premi. Potete già iniziare da questo URL a caricare le vostre foto. Non vi preoccupate, poi ve lo manderò sotto così non ve lo perdete, ok? Detto questo, io passo ora la parola a Daniela, perché in realtà nella storia che ho fatto male per i problemi tecnici, okay, di The Workspace, la storia nasce da un'agenzia, no, di recruiters, quasi tutte donne, che ha voluto fare una community e quindi si è rivolta a me per fare una community. Quindi le recruiter, il terrore di tutti gli sviluppatori, e invece in questo caso, cara Daniela, che ci racconti? Ma che vi vogliamo far vedere che non siamo così terrificanti, in conclusione, che nonostante quando chiamiamo gli sviluppatori provino ad evitarci in qualsiasi forma, in qualsiasi maniera, insomma, alla fine non siamo così male. L'obiettivo proprio di Dev Workspace è questo, è passarvi questo messaggio. Come diceva Enzo, io anzitutto mi presento, sono Daniela, lavoro per Ad Hoc Minds, come potete vedere sono una persona molto sobria, e appunto Ad Hoc Minds è la società di recruitment sponsor di Dev Workspace. L'idea di Dev Workspace nasce proprio dalla nostra voglia di avvicinarci sempre di più a voi, ai nostri candidati, agli sviluppatori, e abbiamo pensato appunto che la maniera migliore per farlo fosse proprio quello di creare una community per poter condividere più possibile quelle che sono le nostre informazioni sul mercato, quella che è la nostra conoscenza, e metterlo al servizio appunto dei nostri candidati. Il messaggio appunto che vi vogliamo far passare è che non dovete aver paura di noi, siamo, guardate, delle ragazze innocenti, in conclusione, tranquille, che vi potete soprattutto fidare di noi, che siamo tutte delle persone comunque con esperte anche del mondo dello sviluppo, e vi promettiamo solennemente di non farvi mai perdere del tempo. E niente, quindi iscrivetevi tutti quanti alle nostre community, la community LinkedIn, la community Facebook, siete già in tanti, chi non si è ancora già iscritto lo faccia subito, e soprattutto poi adesso partecipate anche al tema del Natale Nerd. Nulla, io lascio la parola a Eleonora, che vi parlerà adesso delle posizioni che abbiamo aperte in questo momento, e nulla, e poi magari ci riaggiorniamo a fine meetup. Sì, allora vi spiego le posizioni che abbiamo aperte in questo momento, poi ve ne sono anche altre, cioè come poi dico sempre, per qualsiasi cosa, se vi va una chiacchierata su altre posizioni in altri territori, assolutamente cercate di contattarci, cioè non che dovrebbe essere difficile, però insomma contattateci. Le posizioni di cui parlo sono un junior front-end developer con competenze principalmente su Angular per una software house che stiamo seguendo su Milano, un front-end leader con competenze su React sempre su Milano, uno sviluppatore front-end senior sempre con competenze su React e sempre a Milano, e un full stack developer su PHP e React a Milano. Inoltre abbiamo diverse posizioni Java, poi io ve lo dico, non c'è scritto ma ve lo dico, cerchiamo uno sviluppatore iOS per un progetto fighissimo. Ve lo dico. Se va a Milano, se va, ce lo dite. Aggiungiamo Ele che cerchiamo disperatamente uno sviluppatore iOS per un progetto fighissimo. Quindi scriveteci tutti quanti, il progetto è veramente interessante, è urgentissima la posizione, quindi se non siete voi ma conoscete qualcuno, vi preghiamo tanto 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 di scriverci. E infatti poi di che ci racconterà Chiara, di che ci parlerà Chiara? Vado? Infatti, ecco, ciao a tutti, sicuramente ormai già ci conoscete se avete seguito gli altri incontri, e soprattutto, ecco, se avete l'iOS perfetto, segnalatecelo, proprio perché abbiamo, come appunto vi abbiamo detto anche nei precedenti incontri, un piano di referral fee che a noi piace chiamare proprio diventare recruiter per mezz'ora. Quindi se a voi in questo momento, ecco, non va particolarmente di cambiare realtà, o comunque, ecco, vi trovate bene in azienda, ma conoscete amici, colleghi, ex colleghi che potrebbero essere interessati a cambiare, ecco, lavoro in questo momento, segnalatecelo,
proprio perché appunto potrete ricevere un buono del valore di 250 euro che potrete spendere, ecco, sulle maggiori piattaforme di shopping online e soprattutto, ecco, sotto Natale potrebbe essere anche un'ottima occasione. E come al solito poi, insomma, vi ribadisco che anche, ecco, se durante le vacanze di Natale magari vi va di riflettere un pochino sulla vostra situazione del momento, proprio perché appunto avrete magari maggiore tempo di riflettere e volete contattarci, noi siamo aperte, quindi scrivete su tutti i nostri gruppi. Grazie mille. Siamo ecco in diretta d'arrivo, preparatevi Davide e Fabio. Tra l'altro io sono contentissimo di avere stasera Davide, ora lo dirò mentre lo saluto. L'ultimo link, segnatevi questo link per continuare a fare le domande a Davide e Fabio, le raccogliamo qui, ma ora non vi preoccupate, ve lo mando. Quindi tolgo questo disastro di schermo che stasera la presentazione non è andata, quindi vi siete dovuti sopportare le slide con tutti gli accessori sopra, che è una cosa che proprio odio, vedere pure le slide altrui, però non si è potuto fare altrimenti, quindi rimuovo finalmente il mio schermo e aggiungo Fabio, eccolo qui, e Davide. Ciao Davide! Ciao. Allora, una parola nei confronti di Davide, l'ho conosciuto tanti anni fa, abbiamo fatto tanta pure community a Milano con la sua Milano Frontend, eravamo tutti e due, diciamo, belli in carne, e ora Davide ci è diventato sto bel fighetto qua che fa palestra, giusto? Te l'ho già detto, sono fidanzato, sei un bravissimo ragazzo, accetto sempre le tue proposte, però diciamo mi ascolta Davide. Quindi sono contento che Fabio l'abbia invitato, perché Fabio ha tenuto la parola, quindi siccome era stato sommerso durante questo corso delle domande ha voluto fare questa serata speciale, per cui lo ringrazio e lo ringraziamo, diciamo, personalmente, e sono contentissimo di aver coinvolto Davide. Ok, quindi ora vi lasciamo libero campo, grazie mille, e siamo qui e ci vediamo alla fine, va bene? Grazie mille ragazzi. Esatto. Grazie a tutti, grazie. Ciao, a dopo. Ciao, a dopo. Eccoci qua, siamo già soli. Come stai, Fabio? Finalmente ce l'abbiamo fatta a fare una live insieme, la prima penso che sia. Sì, dai. Direi di proprio di sì. Beh, intanto ringrazio le ragazze di Adhoc Minds che mi hanno regalato questa bellissima felpa customizzata Dev Workspace, e quindi non potevo non metterla. In realtà tu compensi col tema natalizio, allora, sembra quasi che l'albero l'abbiamo a metà tra No, io ringrazio mia madre per avermi fatto questo maglione. Grandissimo. Sembra caldo, in effetti. Esatto, cominciamo, ci dicono quelle cose serie, uno plano, ma quelli scapperanno fuori sicuramente. Ma di solito scappano quando scrivo codice. No, grazie mille Davide intanto, perché mi aiuti a smazzare un po' di domande su argomenti di cui magari non sono preparato, anche quelli di cui sono preparato mi dai una mano, perché effettivamente è un po' grave. Io mi ricordo invece che ti ho conosciuto prima, però mi è rimasto impresso di te, te l'ho già detto altre volte, quando sei riuscito a fare, ti ricordi quando? Sì, il talk in 7 minuti. Sì, con quante slide? 80-90. Sì, ma no, sì, di più, erano... Mi pareva di più, sopra i 100, mi pareva, 100 e passi, comunque 100 slide in 7 minuti, mi ricordo che hai tirato un numero, eri velocissimo, più di quanto parlo veloce io, incredibile. Quindi lì mi hai fatto morire da ridere, ho capito il personaggio. E lì pesavi un po' di più. Dai, detto questo, come va intanto? Intanto che apro un po', condivido il desktop e apro un po' di domande. Raccontami qualcosa intanto di bello o brutto. Ma dai. Tanto condivido 108, c'è qualcuno che sapeva addirittura quanto pesavo. No, ai tempi non pesavo 108. Comunque, visto che il peso è sempre la cosa più importante della strada, tutto bene, sono un po' stracco. Io ho fatto le due dietro un bug, oggi pure abbiamo un rilascio questo weekend e sarà divertente. Quindi sono bello carico proprio. Ho finito di sviluppare adesso e già ho trovato un altro bug che appena finiamo devo andare a uccidere. Io penso che sono sveglio dalle due invece, quindi alla fine è il contrario. Quindi sono un po' stanco anch'io, quindi scusateci se siamo un po' in coma. Allora, questa notte nel frattempo ho creato questo bellissimo tool con Node.js e Socket.io dove posso condividere le domande da un altro schermo, e ad ogni domanda parte anche un timerino che lì sotto
viene fuori, ci indica quando non dobbiamo perdere più di tanto tempo. Allora, però di domanda, che adesso refrescerò perché lo sto già perdendo io il tempo. Io ho un bel po' di domande, ce ne ho, tipo 100 e passa nelle vecchie tre live, però ne ho selezionate alcune, le ho divise per argomento, e poi ne abbiamo nel tool nuovo che abbiamo condiviso il link, ce ne sono una ventina, una trentina. Ovviamente non risponderemo a tutte, però vediamo un po' di rispondere a alcune che erano un po' più gettonate, alcune veloci da rispondere, quindi vediamo di... vabbè, iniziamo, va? Allora, io direi di iniziare dalle... le prime saranno un pochino più magari sempliciotte, l'ho divise appunto per gli concetti fondamentali, poi parleremo un po' di styling, dove in realtà, oltre che le basi, appunto tu puoi dare un bel perché a queste domande, visto che Davide, per chi non lo sapesse, è veramente bravo nella parte di UI, CSS, appunto design system e così via. Poi non è un grafico, no? Correggimi se sbaglio. Però comunque... In realtà sono laureato in design, quindi sì. Vabbè, e allora vedi che scopro una cosa. L'avevo letta forse da qualche parte, l'avevi detta, però l'ho dimenticato. Quindi, perfetto, no? Quindi da quel punto di vista lì può darvi un sacco di suggerimenti. Ma poi vedrete anche dal punto di vista... ci sono alcune cose con cui non andiamo d'accordo. Redux sì, Redux no... che libri usare per la parte sia di state management che anche per la gestione poi della parte di server side caching e così via. Quindi lì ci saranno un bel po' di cose interessanti. Quindi qua non so se vuoi rispondere tu intanto a... No, anche tu ti vedo, perché questa non la non voglio, così vedo come rispondi, così ti posso copiare il tone of voice. Ah, va bene, in realtà... Mi viene difficile, sono anche un ragazzo timido. Va bene, va bene. Quindi... se sostanzialmente che differenza tra un'estensione .jsx e .js? Io direi nessuna, semplicemente personalmente utilizzo JSX per riconoscere i file che sono dei componenti rispetto a quelli che invece possono essere file di utility e così via. Non so se tu conosci qualche motivazione in più per utilizzare uno o l'altro. Dipende tutto da come hai configurato il... Webpack, esatto. Sì, diciamo che però di default se configuri il webpack con il loader a JSX e JS... alla fin fine, metti caso che come la configurazione di default di Create React App dove non ti cambia nulla, cioè nel senso che la risposta è o non ti cambia nulla o al limite non va. Sì, 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 è una convenzione, ti direi la risposta. Esatto, è bravo, ci sta, che comunque non tutti seguono. Io per esempio uso sia il .jsx che il nome del file, no, anche in Pascal case, nel caso del componente. Non so tu se lo scrivi in maiuscolo o tutto in minuscolo. Per esempio, quando un componente io lo chiamo tipo button con la B maiuscola, quando è un utility se lo chiamo utils minuscolo, per esempio .js. Sì, no, i nomi dei file sono sempre uguali a quello che esportano, quindi è sempre uguale. Dipende, in realtà in Angular, comunque se ho catalog service come classe in Pascal case, il file lo chiamiamo comunque catalog in minuscolo .service.ts, quindi non è detto che sia sempre così in tutte le... No, No, quello sì, come ben sai, a me le convenzioni stanno strette se non me le scrivo io, quindi... Ok, va bene, andiamo in quella dopo, dai, che così... Però ecco, questo tool prevede in realtà che debba copiare a mano nell'altra schermata le domande. Allora, ecco, guarda, visto che ci siamo, quanto odio Excel per Mac, eccolo qua, questo ti lascio rispondere a te, visto che hai appena menzionato le best practices. Sei vivo? Guardate, il bello della diretta, mi sono defilato. Ma non ti vedevo. No. Una buona guida con best practices. Ci sono. Mi sono perso qualcosa? È semplicemente questa domanda qui, se sai tu qualcosina riguardo. Ma sai che non ho un suggerimento trasversale. Più che una guida su quello, io seguirei qualche progetto già fatto. Cioè qualche roba cioè ne stanno un sacco di cose open source, anche scritte da varie persone per vedere quali sono le best practices. Anche perché è una delle cose che cioè non riesco a dirti quali sono delle best practices, anche perché è una roba super, ancora più opinionata di quale framework scegliere, cazzarola. Cioè, quindi
Non ce n'è una particolare sulla programmazione front-end, anche perché adesso potrei dirti quali sono per me le mie best practices, e metà della chat mi si rivolta perché quella roba lì non gli piace. Cioè, banalmente, faccio proprio l'esempio stupidissimo, spazi versus tab, qual è la best practice, cioè, qual è il pattern migliore, quale best practice di dove salvare la cache, e Fabio ve ne possiamo parlare due giorni e ognuno di noi ha la sua idea, quindi l'unica secondo me è andare parecchio sull'open source, vedere cosa c'è fatto e farvi un'idea, se intendiamo come dividere tipo il progetto, come fare la roba in React, dove salvare gli UX, tutta questa roba qua non c'è proprio, anche perché è roba giovane, ragazzi, ci stiamo parlando di, cioè, per dire, dove salviamo gli UX? Gli UX esistono da, cos'è, 2 anni? No, neanche da, sì, da giugno, ad agosto 2019, perché mi ricordo che ho fatto il talk in Alfa, andare in Alfa. Cioè, quindi 1 anno e mezzo, dire già che sono le pratiche migliori mi sembra assai difficile, non ce la si fa, non ci sono ancora abbastanza use cases. No, infatti, comunque alla fin fine ci sono un paio di libri, no, che come Clean Code o Clean Architecture, no, se non ricordo male il nome, che in realtà lì tanti li amano, che sono in realtà buone pratiche di programmazione in generale, però per quanto riguarda il front-end io personalmente, quando lavoro in Angular, seguo le best practices e le convenzioni di Angular, un po' come diceva anche prima anche Davide, per quanto riguarda React, ci sono alcune convenzioni che spesso si usano nel mondo open source, che per esempio, no, ti ricordi, adesso si usa meno, no, in realtà, quando c'era il linter di Airbnb, no? C'è stato, sì, un periodo in... quello come... è usato sempre quello, da quello ho imparato tanto a scrivere codice in un certo modo, perché era veramente rompiscatole, e quindi diciamo che si vede un po' cosa tira nella community, bene o male. Una cosa che si può dire su React, se usate assolutamente l'inter, vabbè, ma create React App ve li mette, usateli, non disabilitateli e fatene tesoro, perché quella è già una bellissima cosa. E io personalmente, per come scrivere i vari tipi di cose più avanzate, seguo parecchio, come si chiama, Kenzie Dudes. Sì, bravo lui. Che ha fatto anche un bellissimo, è carino il corso che sta facendo ultimamente. Sì, è vero. Ecco, se devo dare il nome di una, in inglese, se devo dare il nome, eccolo qua, dovrebbe apparire pian piano, ha fatto adesso una bellissima, bellissima, un video corso carino. Sì. Penso che sia Epic React, penso. Sì, Epic React, esatto. Costicchia, perché siamo pari sui 250-300 euro, sì, mi pare. Costicchia, però questo qua secondo me è abbastanza omnicomprensivo. Io l'ho preso, mi sono andato a vedere un po' di roba, ma non si è arrivato a costare tanto. 19, boh, non so cosa c'è in più. Boh, comunque, perché c'è altri corsi qua. Sì, però per dire, già come fundamentals, sul React ce ne ha, sull'altro, sulle altre cose no, non vi so dire adesso un corso. Fai quello dei poveri tu? No, io avevo preso quello dei ricchi, però era $250. Mi ricordo anch'io, infatti. Me lo sono fatto pagare dall'azienda. Ok. ben fatta. Vediamo se poi riesco a scroccartelo. Allora... anzi, però 500-600 è una bella mazzata. Ok, allora, però c'è tanta roba, in teoria, anche se avevo visto un po' i programmi, erano un pochino corti, a dire il vero, quindi ero curioso, se qualcuno ha dei feedback a riguardo, soprattutto su quella magari parte di testing, performance, sono curioso di sapere. Non sono ancora arrivato, ma per il resto era figo, cioè almeno, soprattutto è veloce. Lui, come metodo di, come spiegazioni, dici? Sì, cioè non è uno che ti ammorba. No, infatti, ho capito. Non è... No, non facciamo nomi, in realtà. Qualcuno su Udemy che la fa un po' lunga. Esatto, stavo pensando quello e nemmeno io volevo dire. John Papa, per chi non lo conoscesse, in Angular è un po' visto come il dio, anche se in realtà ultimamente fa meno roba, però in passato era
colui che scriveva sempre proprio le style guide, in realtà, e dava un po' la direzione alla community. Vabbè, andiamo avanti. Non è tipo John Papa, perché quello è più Dan, anche perché lui, questo qua, a me, quello che mi piace di Duz è che è molto, quello che dicevo prima, è molto opinionato, cioè mi viene in inglese, lo so che non esiste opinionato, scusate. Sì, no. È molto, cioè, ha molte opinioni forti, cioè su alcune cose potreste tranquillamente urlargli dietro, però almeno uno sviluppatore serio che vi dà la sua versione dei fatti e vi dà un pochettino anche di idea di dire, certo, ok, a me non piace questo, perché motivare questa cosa? Sì, anzi, benissimo così. Poi, insomma, ci può andare d'accordo, essere d'accordo o meno, ma... Eccola qua. Altra domanda. Dovremmo andare anche in realtà più veloci, mi sa, di come stiamo facendo, se no effettivamente... Questa te la lascio a te, poi magari intervengo, dico la mia. Da dove iniziare per creare il proprio kit? Anzi, leggila pure tu. Posso leggerla. Da dove iniziare per creare il proprio kit di componenti? Quando è opportuno crearlo e quando preferire le librerie di UI come Material? Allora, bella domanda, è veramente, veramente tosta, nel senso che... Allora, personalmente ad oggi farsi una libreria in velocità è abbastanza facile con tutti i tool che ci stanno in giro. Quindi secondo me il costo di farsi una libreria si è abbassato. Si è abbassato anche il costo di manutenzione su diversi browser. Cioè, raga, adesso è una pacchia, perché voglio dire, soprattutto lato CSS, più o meno siamo là se non fate cose troppo particolari. Quindi i casi in cui usate librerie di UI come Material, secondo me, si abbassano un pochettino. Però, diciamo che, per dire, adesso stavo guardando, poco prima di venire qua anche, ve lo segnalo, Stitches, per fare proprio librerie da zero. Stitches, come i punti in... sì, se c'è chi Stitches così, cerca Stitches JS magari. Che cavolo sia questo, io? Quindi, facevo finta di niente. Basta che non mi... Sì, questa roba qua dovrebbe essere. È abbastanza figo. Cioè, quindi, il costo, grazie a tool anche come questo, adesso ne ho preso uno, ma potremmo parlare anche di Emo, cioè, questo qua è fatto proprio apposta per fare styling library. Ve ne ho preso uno che vi permette di farlo. E si è abbassato parecchio, quindi secondo me vale quasi la pena di farselo, perché quando ve lo fate, almeno personalmente, io ne avevo fatto uno in SAS. Avevo fatto tipo la libreria lì in Super Gigi, che per le griglie, altri pezzi, quella ve la portate avanti tutta la vita. Poi è una di quelle cose che la fate una volta, veramente imparate così tanto che vi dà un boost sul lavoro grosso. Quindi quando usare uno e l'altro, secondo me, se il progetto non ha bisogno di una grossissima personalità, se il progetto è abbastanza standard come processo di UX, a quel punto va benissimo customizzarsi qualcosa. Se nel progetto è richiesto, è un prodotto che deve durare veramente tanti, tanti anni, ed è un progetto che ha bisogno di una sua personalità ben indipendente, a quel punto magari non conviene troppo, e secondo me vi conviene farvi la vostra libreria, anche perché, ripeto, il costo iniziale di startup è sicuramente più alto, ma oggi è abbastanza basso da potervelo permettere, cioè, nel senso, per chi ha già una sprint, veramente per fare i componenti, tutto il kitchen sink di un sito, per dire, eccetera, voi ci mettete poco, se dovete fare ormai solo griglia, bottoni e qualche cosa, il resto ve lo fate man mano. La figata di farsi, come faccio io, le cose a manine, che per dirti, io mi prendo React Calendar, mi prendo il D&D di turno, posso andare a farmi un sacco di pastragnoni e non ho quasi mai nessun problema di incompatibilità, perché essendo tutta roba, cioè, quindi io preferisco, piuttosto che usarmi il monolite con tutto quanto, andarmi a prendere l'hostgrid per farmi il CSS, questo per farmi i temi, montare tutto quanto e quindi farmi una cosa privata. Poi dipende, se dovete ovviamente farvi, che cavolo ne so, il gestionale che vede solamente Tizio all'interno dell'azienda in Chrome, allora amen, ragazzi, usate tranquillamente quello che vi sta più comodo, perché a quel punto non c'è grossissimi problemi. Sono d'accordo, e anche perché poi secondo me i componenti più complessi, secondo me, sono quelli, a parte i data grid, ok, ma sono quelli di posizionamento, no, dei tooltip, i popover, le dialog
e quindi in realtà consiglio eventualmente per quelli di usare, non so se tu hai mai usato Popper o Tether, che sono... sì, Popper, ok, immagino sia per bellino anche, mi piace, no, non l'ho mai visto. Infatti vedi che tra l'altro anche qua vedi che si appoggia alla fine, no? Figo, questo me lo so, aspetta che me lo vado a salvare, ragazzi. Sai da dove viene fuori? Bootstrap, è la dipendenza di Bootstrap, quindi poi sono andato a vedervi, perché ogni volta mi chiedeva, devi installare Popper, solo che io installo Bootstrap solo per il CSS, non metto mai, no, quella jQuery, no? E mi insegna come peer dependency jQuery e Popper. Sono andato a vedermelo al tempo ed è figo. Quindi in realtà potete creare i componenti con Popper lì posizionate, ovviamente invece di query selector, no? Usate la reference di React o in Angular, ViewChild, insomma, poi quello che è, ed è figo, no? Che sia Popper o Tether, e decidete come posizionare sti cavolo. Vedete anche questo, è figo, no? Vado giù, poi tac, si sposta su. A volte manco le librerie UIKit fanno sti effetti. Sì, ma infatti la cosa che spesso mi sento dire, ma bisogna reinventare la ruota, quando io sono, chi mi conosce, sono un forte detrattore di Bootstrap, bisogna reinventare la ruota. No, non è che bisogna reinventare la ruota, che ci stanno grid system meglio di Bootstrap, modali migliori di Bootstrap, e magari a te ti serve solo una griglia, un bottone, una modale, non ti vuoi importare tutto Bootstrap, ti importi solo quello e ti vai a prendere il top di categoria, magari per il framework che stai utilizzando tu. È già una figata, voglio dire. Ma infatti, facendomi da pubblicità per modo di dire, perché poi parliamo anche di questo, se guarda, se io adesso clicco su 123 fabiobiondi.com, ho praticamente, è uscito prima ancora che io cliccassi qua, per esempio, è molto semplice, no? Però queste pagine qua, per esempio, hanno video e così via. Perché è così semplice? Perché non uso nessun framework CSS alla fine, no? Sono tutte SVG, quattro griglie, e poi comunque ho video, immagini, cioè non è che sono vuote, no? Ste immagini, ste pagine qua. Quindi quello che, per esempio, che ho fatto io senza, come dice, se non ve la sentite di creare una griglia, e in realtà io non me la sentivo più di tanto per gestire tutte le varie casistiche, cosa ho fatto? Alla fine mi sono copiato il CSS di Flexbox Grid, me lo sono copiato, mi sono creato i miei componenti, no, row e call, che basati, no, poi su questi CSS, come dice, come mi è venuto in Calabria, come dice Davide, no cavolo, cioè crearsi i propri componenti secondo me non ha prezzo, no? Poi se ti chiede se devi fare qualche modifica, no? O qualche caso particolare, quanto è odioso andare ad avere i limiti, no? Da uno UI kit. Anche perché poi solitamente se tutta roba CSS, che è una roba che ti porti avanti per tutta la vita, cioè io faccio talk sul CSS, l'ho imparato... Cioè, ogni tanto mi tengo aggiornato, ma non è una roba difficile, non è una cosa che cambia tanto. E sotto alla fine usano tutti, è sempre quello. Se devi fare debug, poi è la cosa, anche perché CSS, cioè, secondo me è più difficile debuggare il CSS che JavaScript, perché JavaScript c'è i test, c'è la cosa, c'è il debugger in VS Code, CSS, ispezioni e tanta piacere, cioè, quindi... Infatti, guarda, un'altra domanda per te, anche se questa ne potremo parlare a vita. Dopo arrivano le domande un po' più verticali, no? Intanto sto prendendo quelle un pochino più generiche. Allora, librerie che utilizzi maggiormente per React. Io consiglio a tutti sempre, che è poco conosciuta secondo me, malissimo, Sentry, non è di React, però... Sì, per debuggare le cose. Praticamente vi salva, ve lo potete fare gratis per progetti piccoli, costa veramente pochissimo per progetti grossi. Pensate che io in produzione ho avuto la versione gratis a zero al mese per qualcosa come un anno, prima che arrivassi a numeri da dover pagare $26 al mese, quindi stiamo parlando di cifre abbastanza ridicole, sono molto molto buoni. Ti permette, io cosa faccio? C'è un component did catch, no? Di React che ti catcha gli errori, e quando c'ho gli errori mi manda il log degli errori l'error bounder, cioè nel senso sì, che l'error boundary di, sì, c'è un error boundary custom nella loro applicazione. È l'unica cosa che non si può fare ancora in functional, quello in esatto, functional, è l'unica cosa che non si può fare in functional. Qua vi fanno vedere anche l'esempio, ed è fighissimo perché ti dice l'utente dove ha cliccato, e le ultime console loggate che avete fatto nel caso, tutto quello che è successo in console, le ultime chiamate di rete, quindi riuscite in maniera proprio figa a capire cosa è successo. E questo, per dire, a me mi ha dato un sacco di aiuto, è proprio un mai più senza, se devo dirne un'altra. Tante aziende
in effetti è questa, quindi confermo, no, che è molto diffuso, no, come strumento. Per me questo qua è proprio fondamentale, cioè proprio ha migliorato la vita in maniera devastante. Altra cosa che utilizzo spesso in React, cioè per un must have di React, ma sai che non ho particolarissimi must have. Ah no, ce n'è uno, ci sono alcuni, c'è look di visibility, non mi viene il nome. Che allo scroll ti fa... Sì, sì, che io lo uso sia per le animazioni, per far animare la roba, sia per fare le z-loading di oggetti. Cioè io proprio faccio caricare degli oggetti, faccio partire dei calcoli pesanti. Questo sarà Accuse Visibility. Guarda, c'ho sotto ancora che ci stavo lavorando il mio bellissimo progetto. 22 star, un po' rischioso, però... No, vabbè, al massimo lo linko dopo. Se vai su creerimi.com, per dirne una... Dove, scusami? Creerimi.com, il sito della mia azienda. Fatto in Gatsby, giusto, è React. Se tu scendi un attimino, a un certo punto vedi il video, no? Quindi questi qua sono dei video proprio, quelli che partono. Ah, ok. O ste robe qua che appaiono, vedi pure sotto, animazioni che partono. Questo è tutto fatto in quella maniera lì. Cioè, è figo avere sia il video che ti parte al momento giusto, cioè l'utente arriva e parte il video, e quindi non lo carica fino a quel momento là. Sì, è figo magari fare l'animazioncina, cioè anche delle crescemente. È anche ottima ottimizzazione, perché io alcuni componenti proprio non li renderizzo in pagina. Lesi, come dicevi tu, no? Quindi dynamic... li faccio in lesi in combo con il lesi di React, cioè solo quando vengono montati vengono caricati, e quindi ci faccio proprio un bordello di cose. Use visibility, adesso non mi ricordo quale sto usando, ma tanto alla fine usano tutti l'intersection e observer. Sì. Ma magari non c'è un rischio un po' che quando scrolli e renderizzi il componente scatti un po'? Gli puoi dare un, come si chiama? Gli puoi dare un threshold. Tipo ti dico, parti 200 pixel prima, esatto. A seconda dei casi. Il video lo faccio partire subito, questo lo faccio partire un pochettino prima, in maniera che lo carica e tu... Poi se stai scrollando veloce, sì, hai ragione, però se stai scrollando veloce non te ne accorgi. Diciamo la verità. No, chiarissimo. Figo, bello. Poi facci sapere Luca. Ok, aspetta che prendo ancora... Ho ancora qualcuna dove trovo... No. Vabbè, si parla sempre in realtà, ce n'è un misto. C'è un misto in realtà di domande. Aspetta che torno nella Real Time Question Tool. Allora, c'ho dove possiamo... leggere best practices, design pattern e trick. In realtà ne aggiungo ancora una che in realtà è, aspetta, che sono tre domande in una, in realtà questa e ancora una arriva, e questa qua, oddio, ho scoperto che il mio tool non fa, vediamo se ci metto un barra n, non va a capo nella la barra N, vediamo se ho il barra N. No, avete barra N. Va bene, ok. Toccherà migliorarlo. Allora, comunque, sono tre domande. Dove possiamo leggere, provare best practices, design pattern e tricks, che un po' abbiamo risposto prima. Dove trovo la lista dei generics? Per questo, perché ho fatto le live in TypeScript, no? Quindi lì però ho un paio di link interessanti su di chat sheet di React e TypeScript. Consigli per iniziare a studiare React. Beh, uno l'hai detto tu prima, anche il corso di Kenzie Dodds, non so mai come pronunciarlo, no? Che è interessante. Poi, se vuoi, intanto dai qualunque consiglio, intanto cerco il consiglio lì, andate sull'open source, pigliate robe, fate. Cioè, io per dire, nonostante non mi senta di dover imparare React più, per imparare roba nuova mi faccio il progettillo scemo e ci vado avanti. Cioè, adesso Fabio lo sa, ho fatto il sitarello alla mia nascitura. Facciamo vedere o no? Sì. Piccolo guaio a portaromana.com. Aspetta, piccolo guaio a Porta Romana. Spero che non ce l'ho in memoria. Portaromana.com. L'ho usato, questo qua è fatto tutto in React, Next, Emotion, CSS, poi volevo provare, oddio, Netlify, quindi è anche un tool di traduzione, quindi volevo provare tutta sta roba qua e l'ho provata,
Come? Facendo una paginetta alla fine, perché niente... Ah sì, anche le notifiche sui dispositivi, se clicchi notifiche... PVA. No, in realtà no, però sì, volevo provare sta roba qua, e alla fine come ho fatto? Mi sono fatto il progettino, ho iniziato, bestemmi, poi chiedi alle community, chiedi consigli a gente come ha fatto le cose, ci sono le community Facebook, l'importante è fare delle domande contestuali e condividere il codice che non capite, che non funziona. Secondo me in quella maniera lì si impara un casino, molto più che a seguire un corso dalla A alla Z. Quello va bene per le basi, e per quello ci sono gli ottimi corsi di Fabio Biondi, la documentazione di React, queste cose qui sicuramente. E poi iniziate, ragazzi, proprio sporcate. Io ho imparato così, poi magari c'è qualcuno che ha imparato meglio, lo chiediamo a lui, però secondo me quello lì è il modo. Concordo pienamente. Io in realtà, però occhio, nel senso, io probabilmente l'hai detto anche tu, in realtà sottostante, io consiglio sempre di partire dallo studio, perché comunque sia, intendo che sia documentazione o dei libri, perché quello che a me non piace in realtà è quando uno parte subito con la pratica, perché non riesce a avere una big picture, no? Il quadro completo, e rischia alle volte di cercare una soluzione che magari già un framework, una libreria prevede, no? Out of the box, subito incluse, magari tu devi stare lì a inventarti mille giri, magari se si fossi studiato, parlo di Angular, no? Magari, no? Se fossi studiato tutta la documentazione, sapresti che, no, quel caso veniva e coperto già, no? Dalla... Vi faccio un esempio, visto che io il React l'ho imparato sia in parte, cioè la maggior parte sulla documentazione, qualcosa su un corso di Udemy a caso, ma proprio a caso, ho visto, non me lo ricordo nemmeno, dove vedere sulla history, ho visto un attimino di cose, eccetera. Per qualche motivo mi ero saltato le prop types, perché ai tempi, cioè TypeScript faceva abbastanza, cioè stiamo parlando di 4-5 anni fa, c'erano le prop types per tipizzare. Non sapendo che ci fossero delle prop types di React, mi facevi throw error a mano. Ti facevi? Facevo throw error a mano. Se le proprie hanno sbagliato, era giusto che mi passavi. Sì, c'avevo degli switch case che rivedevano l'oggetto props, perché a me serviva sta roba qua, poi cercandola, tipo ho fatto un componente così, è ancora su in produzione sto componente, cercandola ho fatto, ma non è possibile che non esista una roba del genere, troppo, infatti poi c'era sulla documentazione ufficiale. Era la pagina dopo, quello che non avevi letto. Sì, no, in realtà penso di averla saltata, cioè non è che l'ho letta tutta in un giorno. Non era importante quella pagina, no? Sì, prende, l'ho saltato, in quello i libri sono meglio che i libri o i corsi sono meglio, perché è più difficile saltarti qualcosa della documentazione. Però secondo me una volta fatto, è per quello che dico, una volta che lo sai, e per quello appunto secondo me non è che c'è da fare troppi sofisti, ti si leggi React, c'è già tutto quello che serve, addirittura penso che in parte sia tradotto in italiano. Può essere, sì, da qualche parte sì. Tra l'altro ci sono, intanto anche qualcuno, no, dice come gestiamo, dopo ci sono le domande su Redux, stato, eccetera, tra poco arrivano. Come vado a incastrare gli stati? Come passo le proprietà? Cazzo, ci sarà dal 2013 questo tutorial Thinking in React, sì, nella documentazione, che spiega esattamente come cavolo devono comunicare questi componenti. E ogni giorno c'è la stessa domanda. Ma leggi la sta documentazione, no? Scusate se sono un po' arrogante, però... In realtà no, ci sta. Però poi, come diceva Davide, anch'io per esempio questi giorni sto facendo il mio softwareino, e qua ci andremo a scontrare sugli state manager, completamente in NGRX, dove sto provando addirittura tutto il drag and drop, no? Con le azioni, no? Drag nello stesso, in the same group, in another group, from the palette, così è tutto ben chiaro, no? Il flusso, ma in realtà per sperimentare un po' di cose, perché anche lì mi sono messo a provare altri piccoli trick, altre cosine, c'è sempre da imparare, no? L'unico modo è buttarsi lì in un progetto, in effetti è sperimentare un po', anche perché quello in produzione, fare un po' magari qualche prova, no? Non è proprio, no? il punto migliore in cui farlo, e quindi dovete sfornare dei figli per poter... No. L'Italia ha bisogno, l'INPS ha bisogno di giovani, ragazzi. Sì, direi di sì. Vediamo cosa... C'è un paio di commenti, vediamo se c'è qualcosa... Allora, vabbè, intanto contento che piaccia... Cazzo, ma scusa un attimo, ma ce lo mette apposita in tema con il colore che c'è nel background? Cioè rosa? O è un No, penso sia un caso, dai. Cioè, insomma, sarebbe fantastico. Comunque, non l'ho letta neanche, quindi concordo, anche io ho cominciato leggendo la docs da Z, prima di iniziare un progetto da zero.
secondo me, da una sensazione di completezza, esatto, ancora prima di andare su Stack Overflow, anche perché poi sai cosa chiedere, no? E non fai la figuraccia di quello che appunto non ha letto la doc, però è il discorso, pratica ci sta, no? Ma sostanzialmente se si riesce a coadiuvare con la teoria meglio, no? Bene, ti chiudo Gaia, mi seccava chiuderlo, mi faceva tenerezza. No, la ultima cosa per dire, io seguo, poi magari do la lista, io seguo appunto Dodds, seguo Dan Abramov su Twitter, che ogni tanto ti dà Sarabiera, un po' di tweet star inglesi, un pochettino di blog. L'altra cosa che non dirò più volte, mi auguro oggi, seguite le community locali, o comunque tipo c'è ItaliaJS che ha appena aperto il canale nuovo su Discord, non lo sapevi? No, ItalianJS, React. Ci sono, no, io sto parlando di Discord, di chat. Vabbè, ci sono i gruppi di React.js developer italiani, quella roba lì serve, però... Scusami, no, ItalianJS e ItalyJS ai tempi di Mangione? Sì, adesso... Lì siete forti, lì c'è gente forte. E quindi cose di questo genere qua, io appunto seguo, mi trovate sia su di lì, sia mi trovate sui canali di Facebook, React.js Developer, secondo me conviene la pena lì andare a chiedere per quelle che sono magari, cioè è così che faccio io. Se ho un dubbio su un pezzo di codice che secondo me potrebbe essere scritto meglio, condivido, però ovvio che le basi, quello non c'entra nulla, cioè secondo me la domanda non è, se mi rimetti la domanda, ho paura di sbagliare a rispondere alla domanda. Cioè se è per la base, documentazione e qualche corso, secondo me non è tanto fondamentale che sia ottimo, l'importante è la documentazione, la conosciate. E poi appunto community, perché quelle lì almeno personalmente mi hanno fatto crescere parecchio. Concordo pienamente e intanto dico a, che non lo vedo più nel background, a Enzo, che gli ho tolto il banner sotto, che non mi ricordo qual era, quindi gli ho tolto il banner perché volevo mostrare in realtà un'altra cosa, però no, concordo con te, assolutamente, a parte che è anche un modo per fare networking, trovare lavoro, collaboratori, no? Conoscere gente, soprattutto sia online ma soprattutto negli eventi fisici. Andate in quelli di Davide a Milano quando ci sarà. Quando vi convinceremo. Io purtroppo non posso incollare sulla chat, ma qua c'è, se volete, il link del Discord di cui dicevo prima. Ah, ok, se me lo vuoi mandare a me su un WhatsApp, no, vabbè, come vuoi. Tu sulla chat privata, di qua te l'ho mandato. Aspetta che la copio io allora. Comunque, vabbè che puoi copiarselo. Allora, comunque, poi rimetto questo link qua, anzi, fatemi un attimino dire questo link, che in realtà basta cercare... su Google TypeScript Chat Sheet React, e qui adesso tra un po' ve la mostro, e praticamente c'è tutta la documentazione TypeScript per React interessante. Aspetta che copio il tuo intanto. Allora, anzi, ormai che ci sono dico questa così non perdo il banner. Questa era l'altra domanda invece, dove trovo un po' di documentazione su React e TypeScript. A me ha aiutato questa, perché in realtà TypeScript React all'inizio è veramente una pigna, soprattutto perché è abilitato in subito di default in strict true, quindi avete già l'implicit any disabilitato, avete già lo strict null check abilitato, e credetemi, all'inizio è veramente una pigna. La mia produttività tipo è scesa in picchiata appena ho abilitato TypeScript in React, e usavo già TypeScript in Angular da un po'. Qui ci sono tante dritte per come andare a... Vedete che è lunghissima la guida, se notate qua, no? Cioè, veramente la barra qui, se si nota, è lunghetta. Per come tipizzare soprattutto gli eventi, no? Quindi synthetic event, quindi di mouse, poi la tastiera e così. È veramente molto molto comoda. Quindi questa, e poi invece tu suggerivi Discord, quindi cercate, ripeto, React, TypeScript e CheatSheet. Ed eccolo qua, che però copiarselo la vedo dura, fate uno screenshot casomai. Comunque ItaliaJS o ItalyJS? Italia. ItaliaJS. Comunque, casomai, scrivete in privato a Davide Di Pumpo e vi risponderà a uno, casomai, per dirvi il link. Allora, odiato Fabio, definitivamente, dopo questa mia affermazione. Allora, andiamo avanti, che siamo lenti. Sì, siamo lenti. Adesso arrivano le domande bastarde, ma ho riassunto un po' tutte queste. Allora, sullo styling, invece, c'ho la categoria styling. Addirittura la categoria styling, vai.
questa qua, guarda, perché poi nel mio fantastico tool, vedi, puoi avere il tema, che adesso diventerà styling, tac, tac, eccolo qua. E vai, è tua questa, questa è proprio tua, eh? Anche se in realtà forse hai già detto un po' di cose prima. Sì, no, l'ho già abbastanza risposto. Qual è la best practice per realizzare un app React partendo da un design system? Io l'unica cosa che dico sempre è che a me piacciono le cose che quando cancelli la cartellina muore tutto, quindi tutto abbastanza atomico il più possibile. Le best practice sono qui, sono un pochettino quindi difficili da segnalare. Però potresti segnalare, che non l'hai detto, Storybook, che tu sì, usi. No, sì, stavo facendo la lista per dire un pochettino di tool, esatto, per dire un pochettino di tool, sicuramente c'è Storybook che vi permette di fare questa cosa qua, ovvero di incapsulare un componente e vedere esattamente come si comporta. Quindi se vi fate voi il vostro design system, questo è imprescindibile, ma proprio imprescindibile, è un mai più senza di quelli enormi. Tra l'altro funziona con HTML, CSS, React, Angular, Vue, cioè quindi è cross, è totalmente cross, è per tutto il mondo front-end, vi permette di fare figate come quelle che state vedendo, tipo di mettervi, io c'ho quello lì per vedere come si vede a bassa risoluzione, se cambi il tema, se manca questo, cioè veramente, veramente è... Basta così, perché sennò veramente ci si potrebbe fare, penso, un corso su Storybook. Quello è strafigo. Quindi, come best practice, io l'unica cosa appunto che vi consiglio è proprio iniziare a studiare i design system. Qua faccio un po' di pubblicità ad Alla Kalamatova. Aspetta che ti la metto in super preview. Eccolo qua. Magari mi mando. È pubblicato da... Smashing Magazine, per chi lo conosce, quindi abbastanza famoso. Lei è bravissima e parla proprio di come fare design system da un punto di vista prima progettuale e poi di codice. Lato codice, Storybook vi aiuta. Usate, guarda, qualsiasi tool, che sia Styled Components, che sia che cavolo ne so, CSS Modules, SAS, quella roba lì è abbastanza ininfluente, sono gusti proprio, eh? L'importante è che, ricordatevi, cercate di fare il tutto col concetto che sia abbastanza incapsulato. Cioè, la figata di React, stiamo parlando di React, è proprio che ogni componente, cioè tutto è un componente. E la stessa cosa che succede. Infatti la prossima domanda è questa, no? Okay. Come considero gestire gli stili CSS in un'app React? Allora, risposta 1, CSS Modules. Perché? Perché è il modo che il team di React in un certo senso consiglia. Ha sposato, perché l'ha incluso anche in Create React App, no? Alla sì, fine. Sì, quindi secondo me, allora io per dire, perché mi piace parecchio CSS Modules, sia perché l'entry level per chi conosce CSS è più facile, so che perché arrivano, ma se cerchi Alla Kalamatova lo troviamo subito. Ci bombo dopo, dai, ti finisci pure, dopo okay. Io la... Sia perché, appunto, cosa stavo dicendo, mi sono perso. Sì, sia perché il CSS alla fine è sempre CSS, sia perché è una cosa che non si... che muore mai, e perché è molto resiliente. Per dire, Storybook è scritto in Styled Components, per dirne una. Non mi gira, ogni tanto quando faccio gli aggiornamenti, mi si inchioda su Explorer 11, perché ci sono regole CSS che non riconosce, si inchioda il JavaScript, si inchioda tutto sto, cioè non vedo niente, non è che non vedo una pagina di quel genere là. Quindi secondo me il CSS alla fine ancora vince, e così sarà per lungo. Tuttavia, CSS, tra l'altro CSS adesso con le variabili, con... custom props, in futuro con Houdini, cioè strapotente, si potranno fare cose devastanti. Poi c'è tutta la parte di CSS in JS, che sta cercando per dire Fabio. A me non dispiace, non mi piace affatto l'approccio di Styled, perché veramente vai a mischiare un pochettino troppo presentazione. Cioè a me una delle cose che non piace parecchio di React, lo dico,
e il fatto è che spesso e volentieri vista e comportamento sono mischiate. Questa cosa qui ha i suoi pro, ha ovviamente i suoi. Andarci a mettere sempre sullo stesso tool anche lo styling a me mi fa un pochettino... cioè non è che mi faccia impazzire. Tuttavia è effettivamente vero che se sapete JavaScript, sapete CSS, questi tool qui sono abbastanza fighi. A me di questi tool qui piace, di CSS in JS, parecchio Emotion, quello che sta facendo vedere adesso Fabio, perché Emotion alla fine vi permette di fare una cosa che possiamo dire forse un po' orribile, ovvero di scrivere il CSS inline, come potete vedere qua su un oggetto, però almeno rimane CSS, cioè, capito? Cioè la dicotomia rispetto ad avere un pulsante come styled, che poi devi passare tutto in props, cioè quindi vuoi il pulsante nero? Sì, perché non so se è chiaro, questo è un componente, no? Proprio, non lo dicevo agli altri, quindi a me dà fastidio che cambia la fisionomia proprio di React, no? Come concetto di componente. Io quando l'ho usato più volte e inizia a passare al componente delle prop che sono funzionali, e inizia a passare delle prop che sono di colore, perché il bottone magari lo voglio terziario, ghost, che cavolo ne so, fat. E in più ci devo passare long click, e in più ci devo passare magari roba di accessibilità, e quindi mi viene questo button che c'ha tanto così di props di cui veramente ne servono due funzionali, tutto il resto servono a colorare. Cioè, quindi a me sta roba qui non è che faccia propriamente impazzire. Terzo passaggio, che forse però è quello che mi piace di meno, eccola, bravissimo Alessandro, è lei. Okay, pure avanti, tanto scusami. Io mi distraggo facilmente, la solita attenzione di un gatto. È la colpa mia, ma anche io uguale. La cosa che ci sono poi tutti i vari, quindi se mi torna alla domanda così non mi distraggo, ci sono tutti i vari tool alla Bootstrap, adesso sta andando proprio un casino, Tailwind, per dirne un altro, per usare. Per me sono ottimi tool di prototipazione, non mi piace ancora meno per fare davvero le cose, perché anche se guardo gli esempi di Tailwind, cioè guardateli lì a destra, quella roba lì, piuttosto, l'avete visto prima, Emotion, è molto più bello, almeno è CSS, non è una classe inventata da tizi. L'altra cosa di questi tool che io ogni tanto dibatto è il fatto che hanno una barriera d'ingresso per chi lo decideva entrare, quindi se entra gente nuova si deve studiare Tailwind, cioè che non è una cosa facile. CSS mi aspetto che un frontender più o meno lo sappia, Tailwind aggiunge una barriera in più rispetto ai tool di prima. Il secondo tool, il problema è che ci devi fare un CSS, ovvero devi lanciare tool per togliere il CSS che non usi, perché Tailwind include tutto, ti sta importando roba che non c'è. Per me è premature optimization, the root of the evil, per riconoscere la citazione, cioè stai pensando oddio mi servirà tutto e quindi ti stai facendo una replica dell'API CSS dentro. Detto questo, che sono il mio parere, usate poi quello che più il vostro team adora, eccetera eccetera. Per tutto c'è il suo utilizzo, cioè per dire, se vi piace Tailwind e dovete fare una roba in velocità bla bla bla, cioè, per me qualsiasi soluzione che non sia vicinissima al CSS è debito tecnico, che ci sta, cioè io sono il debito tecnico è troppo demonizzato, questa è un'altra cosa a parte, nel senso che per me il debito tecnico è una cosa che se tu sai di averlo messo, cioè se tu sai di aver pagato un debito, ci sta, è bellissimo. Però tu sai che se hai usato Tailwind e poi devi fare, io faccio sempre l'esempio, hai il tuo componente React di iscrizione alla newsletter, lo metti nel footer, devi cambiare l'HTML sotto, il JSX sotto, oppure devi sovrascrivere il CSS facendo cose bruttissime tipo column 6, with 100%, così hai una bellissima, non si capisce più niente. Hai pagato un debito, ci sta, bella, sappi che è un debito, più ti allontani dagli standard, più il debito è alto, ci sta. Io, tutti, cioè, le case le paghiamo col mutuo, sappiamo che alla fine le paghi di più del valore reale, va tutto soppesato in bilancia, tutto qua. Sì.
Sì, aggiungo un'altra cosa, se il debito non è solo a livello di libreria CSS, ma per esempio io giudico un debito anche usare gli styled components, per esempio, ci può stare, però ogni settimana, ogni mese, aggiornamento delle dipendenze, controllo se tutto funziona, perché se poi passa un anno e si iniziano a essere codice dipendenze deprecato che non vanno effettivamente d'accordo con React o con altre librerie e cose del genere. Sono cazzi, detto termine tecnico, no? Quindi io conosco, per come dici tu, ho dei colleghi bravissimi che comunque usano gli styled, a me non piacciono neanche, però loro so che ogni venerdì un'oretta, due la spendono ad aggiornare tutte le dipendenze del progetto e vedono cosa va e cosa non va. O altre invece aziende che ancora lavorano in Angular 2 di 4 anni fa e non aggiornano Angular 4, no? Per capirci, quindi. Anche io in primis, per dire, io ogni 6 mesi faccio l'aggiornamento di tutte le librerie, non ogni venerdì, ed è ogni volta, uno l'ho fatto ieri per dire, c'avevo un bug di una versione di Apollo che non aggiornavo, adesso c'ho l'aggiornamento a inizio gennaio, ho aggiornato l'ultima versione, non compila proprio più TypeScript, quindi sarà divertentissimo. Ieri ho fatto rollback e mi sono monkeypatchato il bug. Che brutti, però è ovvio, ho fatto del de lo so che lo devo pagare. Io mi prenderò una settimana di lavoro intera a gennaio per fare aggiornamento di versioni, cioè, e io ne voglio il meno possibile proprio per questo. CSS non lo devo mai aggiornare. Infatti, concordo. Settimana non pagata, eh? No, fortunatamente me la pagano, però. Ho Non capito. tutti sono fortunati come me. Pensavo volessi fare un regalo all'azienda, così così. Ma no, niente, lasciamo stare. Andiamo Dai, avanti. andiamo avanti sulle domande un pochino più. Andiamo anzi, in realtà ancora più veloci adesso su alcune cose, perché ce ne sono giusto un paio Vai, vai. sullo stato e sui form, in realtà, no? E, di cui avevo già anche dato risposta nell'altra live, però secondo me ci stanno. Aspetta che mi sono distratto e le ho segnate qua. Allora, per quanto riguarda la scrivo, i form, ce ne sono molte che sono simili, quindi siccome è stato chiesto tante volte, allora, eccola qua, Reactive Form. Poi un'altra chiedeva se la metto qua sotto in realtà. E se ho provato Formic e in realtà con i form, vabbè, in realtà anche un'altra cosa sullo stato dei form, ma ok, comunque in generale libreria, un'altra era libreria, la Reactive Form per Angular, tipo Angular per React, è possibile creare nested form inseriti su più child component? Per esempio, Ok. un'altra domanda. Vai, cosa ne pensi dei form? Poi dico la mia. Allora, sì, contando che fino a qualche anno fa effettivamente i form erano un pain in the ass in React, secondo me, da quando sono usciti gli hook molto meno, cioè perché a me non piacevano le cose tipo IOrder Components, quelle lì, quando innestavi un sacco di oggetti uno dentro l'altro. Però Diavolo. io uso con grande soddisfazione, con grande, veramente, veramente figo, Use React Form. No, React Hook Form si chiama. React È bello quello. Hook Form, secondo me, ha tutto quello che vi serve, perché hanno poi degli hook che puoi passare, look ref, cioè la property ref che genera look, che puoi passare i tuoi input, che ti permette di fare veramente, veramente tutte le robe custom, si aggiorna da Dio, gestisce gli errori, i warning, il watch degli oggetti, gli stati. Io adesso ho fatto un form che è veramente, veramente, veramente complicato. È un form di registrazione. Sono 6 form differenti, ok, con dei subform interni che fanno praticamente registrare 2 persone, un'azienda, un servizio. Cioè, quindi una cosa un pochettino complicata. Avevo iniziato a farla con Formic, che pure è bella, cioè non ho problemi grossissimi. Questa qua poi è tipizzata da Dio, cioè proprio ti puoi anche tipizzare quegli input, quindi ti fai tu il tuo input e ti esce fuori tutto tipizzato. Quando tu fai le submit, c'è cioè tutta la figata di TypeScript, quindi sai già che quel valore lì può essere questo enum, se è una modale, una stringa tot lunga, cioè ti viene tutto tutto figo. Io lo proprio straconsiglio, cioè raga, cioè, guardatelo, tanto ve lo imparate veramente un giorno e cioè, alla fine vi basta.
Esatto, quella lì è la proprietà ref, è proprio col regista ed è fighissimo. Quella roba lì, ragazzi, vi cambia la vita. Ma è mai più senza, ecco. Non l'abbiamo detto prima, ma anche questo. Appena c'è un forno, ormai... C'è da dire che io ho un altro forno molto complesso, tutto gestito qua, viene Fabio, una roba che fa fare maggior parte del fatturato della mia azienda, è tutta gestita con il context. Però questa, cioè questa è molto meglio, cioè proprio branded, ragazzo, 7K poi, cioè, vale proprio la pena, a meno che proprio il form non è il form di registrazione alla newsletter dove c'hai, metti la tua mail e clicca invio, ok, forse per quello, overkill, per tutto il resto c'è questa. Sì, che tra l'altro mi hanno parlato molto male di recente di Formic, infatti c'è anche un problema di performance in una, poi magari non è stato usato con criterio, con correttamente, ma dove comunque sia per via delle validazioni chiaramente che diciamo vengono renderizzate, no? Man mano che digiti nei campi di input, gli si rallentava paurosamente tutta l'applicazione, poi vai a sapere, però in realtà mi hanno parlato molto male delle performance di Formic, che infatti qua giustamente React Form se la tira, no? Fa vedere i render. Tanto quindi... ti permette di fare anche, che una delle cose che più mi mancavano da Angular, tipo le validazioni correlate, tizio ha inserito dei valori qua, questo sotto deve cambiare, cioè tipo il codice fiscale, facciamo l'esempio, che quindi a seconda del nome cambia la regola d'expression sotto. Sì, sì, sì. In Angular si può tranquillamente fare anche questo. Abbiamo ci sono i form group validator e i form validator. No, diciamo che usando parecchio in Angular manca tanta roba in questa libreria rispetto ad Angular, però una figata. Infatti, ecco, qua non so se puoi creare i nested form, no? Per esempio, con questa qua in Angular è possibile creare un form group e dentro un form group un altro form group e validare singolarmente questa parte di form e avere quindi, diciamo, n form nested che poi, quando tutti sono validi, validano anche il form completo. Questa è una figata che c'è nei Reactive Form di Angular. E un'altra cosa che mi sa che qua manca sono i form array. A volte, no, ha bisogno di creare magari un elenco di form e ti permette, diciamo, di fare un submit e di avere tutti i dati, no, di queste righe di form, righe, possono essere anche colonne, indifferente, in un array, no, di dati. No, no, questo te lo fa fare. Figo, ok. Poi magari sì, con un map lo fai. Cioè io per dire, per fare l'esempio, quante persone sono collegate all'azienda, faccio esempi reali, ok? Quindi azienda X, qui sono le persone, i capi di questa azienda, io faccio il tastino più che mi aggiunge il pezzo del form e alla fine mi viene array. Perfetto. Quindi puoi validare la riga, ti può aggiungere il pulsante più solo quando quella riga è valida, no? Per esempio. Sì, 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 sì. Ecco, comunque sono figate, farle a mano quella robina è una bella rottura di palle, onestamente, no? Se usiamo Formwork, anche a me piace un sacco, è quella che ho scelto anch'io comunque in React. Tra l'altro questa cosa è una figata, poi ho fatto un po' di esperimenti, mi aveva dato lo spunto, no, all'inizio, no, degli hook, che figo, perché in realtà con questo modo qua ho fatto delle prove, no, follie, no, in realtà, in cui con la stessa tecnica, no, crei praticamente un hook alla fin fine che riceve la reference dell'input, e ci ho piazzato RxJS, no? Per fare il debounce, tipo il distinct until change, no? Per vedere quando cambia. Quindi, no, anche, come dicevamo, no? Prendere spunto dagli altri, no? Secondo me è una cosa figa, ma come cazzo no, hanno fatto questi qua a fare questa implementazione, no? Mi viene da chiedermi. A volte anche in Bootstrap, ma come aprono la modale dal body, eccetera, mi ricordo i tempi, no? Vado là, spuccio il source code e trovo, no, qualche chicca, no? Che magari non conoscevo, no? Qualche tecnica. Quindi, no, come dicevi tu, è andare a spucciare. Sì, sì, è fighissimo. Guarda, cioè loro praticamente hanno look use form che ti genera la funzione register che poi utilizzano sta roba qua, io la copio un casino, io ho il mio use submit form che è praticamente un hook che mi genera gli handler dei form, quindi quando c'ho un non submit, un unsubmit, c'ho già l'handler, perché nel frattempo faccio altre cose tipo chiamare Google Analytics, cioè, che sono sempre le stesse, le ho messe in un hook e me le genero. Queste sono tipo le best practice che vedi guardando altri progetti. Sì, ma aspetta, non so se intendi questo, non dico solo il custom hook, ma il fatto che puoi passare a una reference, no? La funzione. Ah, sì, ma questo pure, sì. Cioè all'inizio non ci avevo pensato però io, no? Le prime volte che usavo gli hook, no? E quando ho visto questa libreria, oh, che figa sta cosa, aspetta che vado a vedermi come cavolo funziona. Quindi no, molto interessante, dai.
direi che in realtà ci sono ancora domandine, diciamo, un po' più sempliciotte, però andiamo su quelle un pochino più bastarde, no? Quindi comunque sia per i form direi andate anche su questa assolutamente, no? E c'era anche la scelta Redux Form, fate finta che non esista, secondo me, poi vedete voi, Redux Form si usava più una volta. Allora, queste qua iniziano domande un po' più interessanti, non che non lo siano queste, però magari interessano più agli altri. Allora, se riesco a fare copia e incolla, ecco qua, e come le chiamerò? Qua le chiamo backend, dai, come topic, anche se non sono tutte di backend, ma eccola qua. Un'app con React che deve comunicare con un backend, cosa mi consiglieresti di studiare tra AWS o Firebase e a quale di queste è più richiesto delle aziende? Vuoi dire qualcosa? Allora, ti dico, backend su questa roba qua, no idea, grazie al cielo non faccio full stack, è una cosa che proprio non mi riesce, però in aziende da me cercano quasi solo AWS. Non ti posso dire questo, però può essere, non lo so, non sono sul pezzo. Ma a parte il fatto che anche lì poi è un po' la domanda un po' ambigua, no? Comunque, come deve comunicare con backend, no? E Firebase in realtà quel cavolo che vuoi, no? Che sia PHP Node, no? Alla fine, cioè quello che usate, lo stack secondo me che usate in azienda. Io devo dire che in azienda vedo tantissimo, che poi non c'entra con AWS, probabilmente anche voi vedo Java e .NET, no? Prevalentemente, no? In azienda enterprise. Poi la struttura dietro vedo tantissimo anche io AWS. O in realtà chi sposa il mondo Microsoft, Azure, no? Eventualmente. È un po'. Sì, anche io la maggior parte che vedo sono AWS ed Azure. Firebase sta un po'. Ma Firebase è figo. Allora, personalmente dovrei parlare bene dei prodotti Google. Infatti è bellissimo Firebase. Però in realtà no, il problema è che, non so, mi fa paura, no? Cioè, mi aggiornano anche quando faccio una cloud function, in realtà in Firebase, che non è un processo velocissimo, mi aggiornano la versione di Node, da solo in automatico senza il mio controllo e magari mi rompe il codice attuale, mi sta un po' sulle palle quella roba lì, e legarmi un po' al mondo Firebase, che non so, un po' mi fa sempre paura come Parse, no? Di Facebook, che poi è morto, l'hanno tolto, no? E se me lo chiudo, ho appoggiato l'intera infrastruttura mia su Firebase, non so, difficile perché Firebase ormai è la base di Google Drive e di tutto anche il sistema di identity di Google, no? Quindi dubito che venga dismesso, però un terrore enorme, però è fighissimo, bisogna dire, perché praticamente real time, no? Per chi non lo conosce, vi permette di implementare un po' come Node, Socket.io, no? Cos'è quello per .NET? Signaler, mi pare, no? Per .NET. Sì, sì, sì. Avete gratis, cioè, è come avere MongoDB, NoSQL e Socket.io insieme gratuitamente, no? Già disponibili in Firebase gratuitamente. Tra l'altro, se lo connettete ad Angular, c'è già il wrapper con RxJS, quindi vi arriva un observable. Fantastico. E qua dice, Alessandro dice non è più adatto al POC. Ti ripeto che Google Drive e tutto il sistema di autenticazione di Google adesso è migrato a Firebase, quindi usa la stessa infrastruttura, quindi magari POC magari no, però diciamo che io mi ricordo che hai fatto un bel discorso tu della AWS sul fatto anche dello swap, lì non è il mio no lavoro, però hanno il fatto di fare, no, i deploy a caldo, no, senza rischi. Mi eri tu, no, che facevi questo discorso senza perdere neanche un secondo, senza avere un secondo di down, no? Grazie a... Noi abbiamo una continuous integration. Sì, però delle tecniche, no? In realtà con un flow dietro, no? Alla fine, comunque sia, riuscivo a fare lo swap col minimo, no? Numero di millisecondi di perdita, anche perché avete notato che anche se banalmente perdevi un secondo o due, c'era gente che andava... Ah no, un altro discorso interessante che avevi fatto era anche quando uno continuava a navigare in una sessione, mi è piaciuto tantissimo quella cosa lì, navigava in una sessione, però intanto è stato fatto il deploy di una nuova versione, c'era il rischio di avere dei 404, no? Se cambiavano le pagine. Più che altro perché ti cambiano i nomi di... Chunk. Ti cambiano i nomi dei chunk. Ah, esatto, tra l'altro è vero, quelli che caricano, è vero. E quindi... potevi gestire, però cosa fai? Potevi gestire con AWS tipo la fine di quella sessione con la vecchia versione? Non si può fare quel genere lì, però è tutta, cioè, ripeto, è tutta roba che casa cielo fa qualcun altro. Cioè... No, per carità, infatti, facciamo finta di non aver detto niente. Allora, vediamo cosa dicono. Firebase è un ottimo DB real time, infatti, secondo me è anche carino. E butto lì un'altra cosa che mi è capitata stamattina nell'ultimo mese. Data, non saprei. Data Stacks cosa sia.
E un altro, un'altra persona, ah, sempre lui, Davide Fedor, no, SQL Database Build, ah, Pascal Sandro, ho sentito parlare, ma direi, eviterei figuracce. Quindi, c'è qualcosa da aggiungere? Comunque, se io facessi backend oggi, probabilmente andrei su Azure, devo dirlo, in realtà su Azure o AWS, sicuramente un ottimo investimento. Poi, a proposito di ottimarsi, no, pensavo che si fosse rotto il tool. Con Angular posso simulare le chiamate HTTP con i memory DB service. Praticamente è figo perché simula come se ci fosse un backend dietro e ti restituisce dei risultati fake. C'è la possibilità di fare lo stesso React? No, però nulla toglie. Non so se conosci qualche tool tu esterno. Ma in realtà... ce ne sono sicuramente un paio, però vabbè, io al momento per fare questa roba qua c'ho Apollo, che c'ha proprio il provider finto per fare esattamente questa roba qua, per i mock. Ti permette di fare gli Apollo moccati e quindi è comodissimo in sviluppo, perché tu puoi sviluppare sui mock facendo le chiamate e tutto il resto, però è una roba del mondo di Apollo. Ce ne sono alcuni tipo di... però non mi vengono in mente, adesso non dovrei andare a cercare. Comunque anche voi in chat scrivetelo che poi le riportiamo, che interessante. Ah, figa questa roba di Apollo. Sì, più o meno mi sa che è la stessa roba di Memory DB Service. Che si chiama Memory Cache, quindi puoi immaginare... Come? Si chiama in Memory Cache, quindi è abbastanza simile. Sì. Infatti, vedi. Sì, con Faker, eccetera, però in realtà a volte hai qualche limitazione, no, magari, in questo. Però sì, comunque si può fare. Anch'io uso Faker spesso. Il problema è quando devi fare magari delle relazioni, no? Simulare relazioni tra più entità, eccetera. Quindi lì inizia a essere un po' alto delle scatole. Allora, poi, Angular dei servizi... Ah, eccola qua. Angular... Vediamo, c'ho io qualche rispostina, però intanto ti faccio rispondere a te così le trovo e vediamo se riesco a mettere qualche snippet. Ma ti dicevo, questa qua l'avevo vista, ma non so cos'è una... Te la traduco. E quando devi evitare l'accesso ad una root, perché non sei loggato, perché il tuo ruolo, per esempio... Sì, vabbè, quella roba lì la gestisci in realtà con React Router, e quindi con una libreria, cioè React a differenza di Angular... Non c'ha una libreria di routing interna, penso che quella che vada più alla grande sia React Router, di Michael Jackson, già solamente il nome merita, di Michael Jackson, e lì c'è proprio il modo per fare proprio questa roba qua, ma c'è proprio sulla documentazione, adesso se lo puoi vedere. È proprio sua, di Michael Jackson, e... Ti ho interrotto, no? Vai, parla. No, cioè, dico, in React Router mi sembra che dalla V4 c'è proprio il modo per farla lean, ma dovrei andare a vedere la documentazione anche. In realtà, secondo me, non c'è esattamente per farla proprio così come in Angular, che c'è, quando stabilisci nella regola di root in Angular, è molto comodo, no? Obiettivamente, perché tu stabilisci il path, no? Che è quella della root, sostanzialmente, quale componente caricare, che è molto simile a quello di React, vediamo se qua c'è un quick start, solo che quella fa in approccio dichiarativo, no? Quindi esplicito così, che è un po' assurdo secondo me, però in realtà React sposa... È lo stile reactiano. Sì, infatti. Invece abbiamo delle regoline, e la figata è che in realtà immagina qua di avere un parametro can activate, e gli passi la guardia, che sarebbe una classe... che ha un metodo che implementa, c'è una classe che implementa un'interfaccia, che è un metodo che viene invocato, se restituisce true o false, e sulla base di varie opzioni ti dà l'accesso o meno alla pagina, no? Che effettivamente è furbissimo, cioè stai un secondo a implementarlo. No, volevo far vedere come lo faccio io, per esempio, se trovo l'esempietto sotto mano, arrivo, Comunque, sì, vabbè, ve lo dico anche a voce, poi magari, forse l'ho trovato. Comunque, io cosa faccio di solito? Mi riscrivo un componente che chiamo private route, che estende route, quindi in TypeScript semplicemente, o il type che semplicemente fa un intersection, quindi root and poi le eventuali mie proprietà. Quindi cosa fa questo private? All'interno renderizzo i children, quindi ci metto private route qua, e renderizzo il children sulla base di una condizione. Ah, ecco cosa volevo, cioè, sì, no, l'altro modo che volete fare, esatto, adesso non mi veniva, mi sono dato. Banalmente, io faccio
a una rotta voi potete passare una render function, ok? Per renderizzare quello che c'è il children. Banalmente, prima mettete un ternario, quindi banalmente is authenticated, punto interrogativo, gli fai vedere il children che deve vedere. Altrimenti, due punti va da un'altra parte. Quello era il fatto in mente. Guarda, più o meno questo è quello che faccio, grossolanamente, questo lo faccio nei corsi di formazione, poi ovvio che ci sta magari qualche controllo in più, no? Però private root, che va a prendere, no, le... In realtà qua cosa prendo? Vabbè, faccio qua manca una cosa. In realtà prendere le root and qualcosa. Mi sa che non ho preso lo snippet giusto, però praticamente ripasso, no? Nelle root ripasso tutte le proprietà, eccetto i children, e in base, no? Più o meno penso che sia quello che dicevi tu, no? In base, solo che tu lo usavi con la render props. Quindi sì, puoi farlo tranquillamente anche in questa maniera qua. Sì, ma no, esatto. Mille modi diversi. Questo mi è sembrato anche più semplice da spiegare, no? Quindi alla fine renderizzo i children, oppure addirittura, anche questo è assurdo fare la sta cosa qua, cioè veramente fa strano, no? In redirect con un componente redirect. Vabbè. No, per risponderla alla domanda, per fare la cosa più angular simile possibile, ti fai una render function dove poi fai il pop state, cioè il set state, e ti vai in maniera imperativa su quella pagina, se non lo vuoi fare dichiarativo. A quel punto tu fai root la render prop, ok? Nella funzione che passa la render prop ti vai a prendere se è autenticata e meno, se è autenticata passi il children, altrimenti fai un redirect da un'altra parte. Questa è la più simile che mi viene in mente, se ho capito come funzionano le guardie in Angular. Più la render props, dico, di un po' come gli higher order component. Anch'io preferisco le children, anche usare le children props. Però a Michael Jackson mi piacciono un casino, anche perché l'ha inventate lui le render prop ai tempi. Aveva fatto dei tweet bellissimi riguardo. Sì. È forte, insomma, ci mancherebbe. Anzi, ecco, anche lui da seguire, interessante. Anche su anche qualche idea ogni tanto. E vediamo un po' cosa. Ah, ok. Tra l'altro, un'altra domanda che l'ha messo Alessandro, ma in realtà c'è tra le varie domande gli interceptor, no? Non so se tu conosci il concetto di interceptor. Sì, perché quello ce l'hai, no? E prendi un token, mettilo... Trattalo male. Esatto, se non mi veniva. Prendi un token, trattalo male, portalo dentro, non so, all'ospedale, mi veniva la rima, però non c'entra niente, e mettilo dentro la chiamata XYZ, no? Sì. Allora, ti dico intanto cosa facevo io prima degli interceptor. Mi creavo un wrapper di get, post, put, patch e delete, e sostanzialmente il token me lo salvavo in una classe statica o da qualche parte, o nel local storage, o quello che è meglio non dire queste cose, poi qualcuno si incazza, nei cookies, eventualmente HTTP cookies, ecco. Vedo che hai studiato HTTP cookie insecure. Esatto, e andiamo avanti, e facciamo finta di niente, e quindi cosa facciamo, di cosa stavo parlando? Ah sì, e poi semplicemente quando facevo le get, le post e le delete, andavo a chiamare il mio get, post e delete, che in automatico nel leader andavano a prendere questo e iniettavano il token. Questo è quello che facevo prima. Poi Angular ha inventato l'interceptor, che è una figata pazzesca, intercetta tutte le chiamate, prende la request, prima di restituire la request la puoi modellare. Perfetto. In realtà la stessa cosa, adesso lo dico, se hai qualche terza opzione tu, la stessa cosa la puoi fare in Axios, no? Adesso elettronico Axios, no, non è questo, Axios Italia, pubblicità, Axios JS, che ha un interceptor, no? E allora io mi sono creato interceptor, eccoli qua, infatti mi sa che l'ha rubato, da qui intercetta tutte le request e anche le response per modificarle prima di passare dato meno. Io cosa ho fatto? Mi sono creato un hook, use interceptor, alla fine che semplicemente gestisce questa dinamica qua ed eventualmente mi restituisce poi i dati della request, altre informazioni, gli errori e così via, e faccio una roba del genere. Quindi utilizzo Axios o il wrapper. Non so se ti viene in mente qualcos'altro a te. Allora, io lo faccio, cioè il modo per farlo, per lo più utilizzo Apollo, come dicevo prima, e lui c'è il context. C'è una cosa che per chi non lo sa, Apollo di solito lo usi, no, per GraphQL, giusto? Sì, per GraphQL, esatto. Quindi no REST. Quindi sì, anche se si può usare per REST. E quello che faccio,
è metterlo praticamente il token nel, all'interno del, del cookie, bla bla bla, eccetera, eccetera. In realtà non stiamo, stiamo anche migrando via da JWT, stiamo utilizzando, stiamo per iniziare a utilizzare Auth0, per chi lo conosce. Quindi le chiamate vengono autenticate da quello. Praticamente, però, per farla lunga, su per farla breve, su Apollo c'è una cosa che si chiama context, che quando fai le chiamate, quando fai le query, ci appende la roba che c'avevi nel, nel cookie che gli hai detto, dell'authorization, te lo manda. Cioè, fine. Non è tanto diverso. Insomma, ok. Sì, 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 è tutta... Ma poi, onestamente, non so se... altri tool tipo React Query mi sembrava, l'avevo letto che c'hanno il modo per fare le vabbè, allora tira fuori Zach, c'è sono le domande dopo su React Query, allora okay, quello poi ne parliamo. No, no, ma in realtà possiamo tirarlo fuori anche adesso, perché comunque guarda, sono anche domande sul backend, intanto che se vuoi dire qualcosa riguardo su questa, io intanto tiro fuori React Query e un'altra cosa ancora. Sì, più o meno può essere paragonato, cioè alla fine se utilizzi sempre solo un ORM, faccio l'esempio, cioè un linguaggio sopra che ti tira fuori senza saper fare le query, nel momento in cui c'hai la query che ti schianta il DB, buona fortuna, cioè il discorso è quello lì, tutto qua. Quindi sì, è abbastanza paragonabile secondo me, perché sono cose che puoi fare. Io non sto dicendo che sia, non sono un nazista a dire che non le puoi fare, è semplicemente che devi essere conscio che stai facendo un mutuo e quindi un giorno dovrai pagarlo, è quello. E secondo me un mutuo su una conoscenza base non è proprio un'idea splendida, perché vorrà dire che lo paghi per tutta la vita. È lì il disco, cioè già stai indebitato a vita per comprarti la casa, indebitarti per il CSS o per l'SQL mi sembra un pochettino non proprio sì. Una bellissima idea. Ma aspetta, stavo cercando delle guide, in realtà ho seguito relativamente, però in realtà non so se intende se dobbiamo noi front-ender conoscere bene anche il back-end. Tu pensi che sia quindi necessario? Allora, devi sicuramente avere una base di, cioè una conoscenza di base di dati, ok? Cioè proprio la materia base di dati. Non è detta che tu debba sapere l'SQL precisamente, però modellare una base di dati secondo me è necessarissimo per un front-ender, indispensabile per un back-ender. Vabbè, certo. Questa è la cosa. È un pochettino come per dire, i front-ender dovrebbero saperne di design. Sì, ma no, cioè dipende poi anche un pochettino ti vuoi spingere, dove ti puoi posizionare, quello non te lo so dire. Però almeno un minimo di basi di design un front-ender alla fine le deve avere, semplicemente perché se deve manipolare la tipografia deve sapere che cos'è un EM, un REM, queste cose qua, per intenderci. Diciamo che in realtà nella vita pratica sì, molto spesso personalmente da freelance appunto io per esempio delegavo, cioè prendevo uno come te, gli facevo fare giustamente quella parte. In realtà neanche, non serviva uno come te, serviva un designer, un web designer, anche puro, che facesse solo CSS. Sì, però stai dicendo esattamente quella roba lì, per dire, anche magari, stavi pagando un debito, magari anche per fare una roba banale, stavi pagando proprio fisicamente un altro, ci sta. Non sto dicendo che sia sbagliato. No, no, infatti, ma in realtà no, comunque ci stanno, i miei progetti faccio io, infatti l'altro giorno ti facevo la battuta, meglio che non vedi il mio CSS, in realtà comunque mi studio anch'io, cioè mi metto su Flexbox, metto su FlexGrid e così via, cioè nel senso cerco di comunque sfruttare almeno qualcosina di recente o di tenermi informato, però se vuoi il lavoro fatto bene. Cioè idem io, cioè per dire, io sicuramente un sito che non sia un sito statico con su un backend lo metto pure su, cioè quello che avete visto prima per mia figlia, sì, ce l'ha un backendino stupido, cioè il node, dei node li ho messi su. Se devo fare un lavoro professionale, io dovrò sempre pagare un backender, perché non è il mio. Non mi fido di me stesso più che altro. Sì, 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 no, esatto, cioè, l'ultima volta l'ho messo su un database Postgres, mi sono dimenticato ogni volta di chiudere la connessione. C'è una password admin. No, scherzo. No, comunque... Bellissimo. Come?
dico, non è stato bellissimo nel mio caso, quindi... Infatti. E non so niente a riguardo. Qua non so tu. No, assolutamente nulla. No, quindi mi spiace. E intanto che ti lascio la domanda che non leggo, ma di Alessandro mi fido, non ci dovrebbe insultare. Intanto che, anzi no, prima della domanda qua ho messo React Query, che io non mi ricordo se tu usi, perché è una libreria che sta avendo un enorme successo. Infatti, cavolo, per una libreria, non avevo visto, per una librerietta 15K, 16K, sono un bel po'. E... è praticamente è una maniera sempre abbastanza dichiarativa e con gli hook di fare le chiamate uscendo fuori dal tunnel di faccio la chiamata con Axios, poi la metto in uno store, in una roba. Esatto, l'auto caching e il refetching, che sono due cose molto complicate da fare. Sono veramente molto complicate da fare, l'auto caching e il refetching. Cioè, pensate se doveste... A me capita delle volte, lavorando in settori bancari che delle volte non sono bellissimi, ci sono alcuni servizi REST che tu li chiami e falliscono, perché ti rispondono una volta su quattro. E quindi cosa fai? Devi metterti lì a fare il cosiddetto refetching, cioè tu provi più volte, perché ogni tanto ti rispondono, è vero. Implementare questa roba qui a mano è infernale, cioè proprio infernale, io l'ho fatto, è un inferno. Invece... l'ho fatto addirittura ai tempi, quando ancora non aveva portato molto la fama Redux, con le saga, proprio con le saga scritte, cioè col pattern, perché ogni volta che facevo la chiamata dovevo annullare l'azione. Panico. Usi una roba come questa, gli dici, ok, prima di scatenare l'errore, le faccia 5 volte, hai finito. Fare cose come il long polling, che polli una risorsa ogni 5 secondi per vedere se la roba è arrivata, è finito l'upload, per fare l'infinite scroll, questo ti dà tutto un wrapper molto bellino e molto dichiarativo, che è molto figo. Secondo me vale la pena il prezzo del biglietto solo per l'autocaching. L'autocaching è una figata di livello estremo, per quanto spesso, tipo io oggi sto bestemmiando perché l'autocaching non mi funziona e quindi questa cosa qui è deprimente, però quando avete pensate banalmente, no? Come fate voi oggi a dire mi serve l'email dell'utente? Ce l'avete in 10 punti. Cosa facciamo? Faccio la chiamata al back, la metto nello store. Tutti i componenti a quel punto cosa fanno? Vanno a chiamare una funzione che automaticamente, se c'è nello store, te la prende dallo store, se no te la va a prendere dalla chiamata. Questa cosa qua, no? È poco codice, saranno 10-20 righe di codice, a seconda della complessità. Questa tool qua te la toglie del tutto, questa complessità. Tu fai la tua query, non ti devi più preoccupare di dove è il dato. Ce l'hai in un oggetto JavaScript da qualche parte, bella, cioè, ti automatizza quella roba lì. Non è scienza dei razzi, si può fare sicuramente, però in applicazioni, secondo me, molto dipendenti dal back-end, 10 righe alla volta ti sei tolto migliaia e migliaia di righe. Cioè, proprio figo. Più... come sempre quando si utilizzano le librerie, su questo fa un bellissimo tool, per Michael Jackson che abbiamo parlato prima, ti gestisce un casino, un gozziglione di edge case che tu non pensavi di avere. Esatto, stavo per dire quelle, sono testate, no? Non devi stare lì. Vai lì, tu lo devi, bla bla bla, cioè, hai fatto. Cioè, guardate che bellina qui l'example. Ti gestisce già l'errore, il loading, il data, cosa che come fareste? Con tre stati diversi. Sotto fa la stessa cosa, ti gestisce tre stati, sta a fare qua, però non lo devi scrivere tu. Sì. E poi se non sbaglio puoi usare qualunque, no? Cioè qualunque libreria fetch, che sia fetch nativo, Axios, no? Quindi sì, puoi usare quello che vuoi tu sotto. Lui poi ti permette di fare la figata. E per me questo, cioè, ripeto, dipende dai casi, ogni tool e il suo utilizzo. In casi, soprattutto quelli in cui lavoro io, perché nell'ambiente finanziario fai fare il meno possibile, diciamoci la verità, in cui sei fortemente dipendente dal back-end, quindi hai un sacco di chiamate, refetching, un sacco di API differenti, tool come questo sono proprio fondamentali. Comodi. Infatti ho un po' di domande anche che chiedono cosa ne pensi di React Query. E bene o male stiamo parlando, cosa utilizzi, Axios o Fetch? Tu cosa usi? Axios, Fetch?
Sai che uso Axios nei progetti così anche? E se no, appunto, nei progetti in cui la maggior parte dei progetti in cui lavoro adesso c'è Apollo e quindi fa direttamente lui. E non so manco cosa usa dietro, devo dire la verità. No, ma tranquillo. E tra l'altro, buona piccola nota, no? Anche a volte mi viene chiesto se uso Sagas o altro. Io ho spesso usato Redux Observable, no? Perché comunque mi piace RxJS venendo da Angular. In realtà ce n'è voluto prima che mi piace RxJS. Però, no, in realtà è molto figo perché in realtà ha casistiche del genere, no? Il retry sono operatori che nel caso di errore ti ritornano, poi eventualmente per tutta la parte di sequenze o il polling, long polling, eccetera. Lo puoi gestire con magari altri operatori che possono essere il buffer, questo e quell'altro, però effettivamente qui ce li hai specifici, no? Ce li hai degli operatori estratti, devi sapere come farli lavorare insieme, no? Questo chiaramente già si verticalizza. Sì, questo qua è proprio un tool super specifico, dice quello che fa proprio, fa quello che fa. Quello che dici tu per dire, io quello che faccio sempre l'esempio spesso e volentieri della musica. Sì, puoi tranquillamente usare RxJS, sono d'accordissimo, il problema è ti devi gestire poi tu tutti i casi, cioè nel senso che lo devi fare tu a manina. Io per dire il load polling che uso solitamente, se lo fai una volta nell'applicazione, per dire usare le fetch e poi lo fai una volta, te lo puoi fare ma pensa quando ce l'hai. Sì. Cioè un pochettino come per dire, servono davvero i Redux Toolkit? Si poteva lavorare tranquillamente senza? Sì. Cioè, si è lavorato per anni. Certo. Oh, questa è una bella domanda. Il refetching è un bordello. Si può sostituire con il WebSocket? Sì, decisamente sì. Purtroppo non sempre chi ti fa il back-end ti permette di usare i WebSocket. Se è possibile, sì. WebSocket, per dire, però, una delle cose che Apollo, ma anche quel ti danno, è l'automatismo verso i WebSocket. Quindi tu ti sottoscrivi a un oggetto e lui ti aggiorna automaticamente la cache e tutto quanto. Sto guardando se c'era un esempio qua. Vediamo, dovrebbe essere Apollo, se cerchi le subscription le supporta. Non voglio farmi confusione con SVR di Virtual, che ho usato anche quello. Ma quanta roba c'ha sto React Query in effetti? Sì, no, dimmi se devo cercare qualcosa, perdonami che... No, stavo vedendo. Non c'è problema, tra l'altro girano molte, molte chiacchierate, no? Adesso arriviamo alle domande ancora, quelle arriviamo lì, no? Sulla guerra state management. No, girano molte discussioni se che React Query in realtà può sostituire Redux. Sì, è come chiedermi se... Che cavolo, cioè, no, dipende se da cosa usavi Redux. Sì. Se lo usavi come cache, sì, decisamente. Consiglio React Query su Redux. Se lo usavi Redux per fare aggiornamenti tra un form e una roba a destra, playlist, cose eccetera, eccetera, no, React Query non fa quello. È lo state manager. Infatti, no, stavo cercando da un'ora, tipo se trovavo che stanno creando il React Query per Redux. Non mi ricordo se si chiama Redux Query. Cioè, lo stanno rifacendo React Query per essere integrato. Se si ha già Redux, una soluzione come quella, secondo me, ha molto più senso. Sì, praticamente, ma presumo che faccia da middleware, poi cioè, comunque saranno delle funzionalità del middleware di Redux, o sarà un middleware stesso, non lo so adesso cosa. L'idea è banalmente questa. Tool come Redux, RxJS e tutto quanto, sono generici. Sono come per dire il cacciavite di quelli con multitestina. Questi sono tool molto specifici, vanno a fare una cosa molto specifica, si possono usare per meno tool, per carità, però è un pochettino quello che succede in tutto il mondo del front-end. Cioè, alla fine, se ci pensate, React è un tool che viene fatto solo per disegnare interfacce, non è che ci puoi fare... altra roba, cioè, per me ogni tool c'ha il suo perché. È React Query, se si parla di fare query e metterli in una cache, batte qualsiasi cosa perché fa quello e basta. Poi è ovvio che se devi farci un aggiornamento di un form,
dirne una, ma non ha senso, cioè il paragone è, non fa la stessa cosa. Io per dire, nonostante sia un grande sostenitore di Apollo, Apollo c'ha il suo state manager interno, Apollo Link State, e io sono il primo che dice non ha senso, cioè no, non usiamolo per carità, perché vai a confondere la cache con lo stato, e scrivere su una cache davvero, cioè una delle scrivere sulla cache di Apollo è una delle cose più difficili in assoluto che mi è mai capitato di fare in React, perché devi passare, per chi conosce GraphQL, il fragment che stai andando a modificare, quindi un oggetto che descrive l'oggetto che stai andando a modificare, le variabili con il quali hai chiamato la funzione per modificarle, il nuovo oggetto, e queste due cose devono matchare, ok? Cioè una cosa molto complicata. Perché? Perché la cache è molto più complicata di un oggetto, ok? Cioè ha una complessità molto superiore rispetto a uno store, perché invalidare una cache è una delle cose più difficili che si fa in informatica, no? La sappiamo tutti, la citazione. Quindi fanno due mestieri diversi. Uno è solo qui, la citazione è quella che una è difficile questa e l'altra dare il nome alle variabili. No. Ok. Quali sono le due? Sì, RTK query. Cioè, sono, è un'ora che la sto cercando, che sono distratto per trovare sta cosa. Quindi, vabbè, ok. Oh, sì, sì. Questo per dire, sicuramente, quando sarà, diciamo, in una versione... In alfa, no? Adesso mi sa, non sono sì, anch'io. Sì, non so che avevo visto. Però per dire, ti dà già automaticamente lo skip. Io lo uso un casino, lo skip. Cioè, fammi questa query solo quando c'è un dato, no? Quando devi fare delle chiamate una dietro l'altra. Sì? Cioè, per dire... No, non sequenziali. No, ti faccio non sequenziali. Cioè, tu non sai come farle. Cioè, non devono essere per forza sequenziali. Tu sì, hai a un certo punto una query che viene skippata fino a... Facciamo l'esempio del... Il nome di... Ho tutto il mio database settato con la mail. Quindi io prima ho bisogno di sapere l'email di Fabio Biondi e poi posso andarmi a vedere la lista amici. Ok. Quindi io nello stesso componente, cosa faccio? Ho la query che mi dice la mail dell'utente loggato e poi la query che prende come parametro la mail dell'utente loggato che mi dà la lista amici. Questo è il senso. Quindi cosa faccio? Io posso faccio i due hook, ok? Use email, user email, use, cioè le due query, una sarà user email, l'altra user friends me la skippi, cioè non me la esegui nello stesso componente, fino a quando non hai user email. Quindi okay, se user email è nella cache, me lo fa immediatamente. Se no, se ho aggiornato una pagina particolare, prima me le mette lui in successione. Sta roba qui, anche lì, te la scrivi in quattro righe con qualsiasi JavaScript, però vuoi mettere anche semplicemente in lettura. Se io leggo skip, io, se non c'è punto esclamativo, user email, capisco che quella mail, quella query non passa, cioè non devo leggere nessun codice. È più veloce, meno codice da testare, è più testato bene. Sì, sì, basta, cioè. Infatti, sono d'accordo, anche perché comunque sia, cioè, ci sono certe librerie come anche React Router, o appunto adesso sta diventando Redux Toolkit, ma anche stesso Redux che ormai diventano, e mi sa che quello è l'andazzo per React Query, comunque sta diventando quasi uno standard de facto, no? Una scelta che, cioè lì non è più dire uso il CSS module e motion style, in realtà... Gira di giri. Infatti un'altra domanda era uso, a parte la domanda delle domande Redux non serve, usiamo le context e gli hook, quella la teniamo per ultima, l'ultimo jolly, ma la domanda era, Redux versus Mobex, no? Tipo altri state manager, no? Secondo me in realtà anche lì, tornando al vantaggio di, come dici tu, di questa soluzione piuttosto che di quella, è che sono già pronte, collaudate, vanno bene, ma soprattutto siamo, se devo sceglierne una, no, di queste soluzioni, scelgo quella che penso che possa morire dopo, o che in realtà, diciamo, che abbia più supporto, no, da parte della community, quindi che abbia più longevità nel tempo. Scelgo in questo caso Redux. A questo punto, visto il successo che sta avendo anche
React Query e via dicendo, no? Mi sembra che, visto che funziona benissimo, lo scrive sicuramente meglio di come potrei scrivere io quello stesso codice, ed è usatissimo, perché non usarli in effetti, no? Quindi ci sta. Diamo un po' di domande. Allora, assolutamente si può rivedere. Qua sappi che adesso qualcuno, se poi suggerisce il link, quando alcuni di voi li vediamo come Facebook user, pochi perché devono dare i permessi a StreamYard per poter visualizzare il vostro nome. Non mi ricordo, c'è un link apposito, se qualcuno avrà voglia di condividere ogni tanto lo fa. Stava per far partire l'OPLA. Quando scrivo codice mi viene l'OPLA. Vediamo qua. Sì, sì, questi sono i nice to web fighissimi. 4 righe qua, 5 là, 10 là, insomma, no? E poi funzionano le loro di solito, prima delle mie. Allora, vediamo, questo qua mi pare che avevamo già visto, sì, vabbè, insomma, comunque ok. Direi che ci siamo quasi, siamo quasi addirittura d'arrivo, per fortuna, sennò poi mi tocca pagarti qua, non... vabbè. Ah, aspetta, addirittura d'arrivo per modo di dire, perché ho letto solo quelle dei file Excel, delle che sono le vecchie, non ho letto neanche una delle nuove, ma secondo me ci sono molte, molte ridondanze. In realtà possiamo rispondere alla domanda delle domande, che è... Serve qualcosa Redux? Siccome se l'avevamo più salsa questa domanda, serve qualcosa Redux? Prima in realtà ho risposto male un po' ad un post di Andrea, un professore comunque molto bravo, no? Pollini, mi pare che si chiama Pollini, qualcosa del genere, che fa un professore che magari io avrei avuto un professore così alle superiori, onestamente, penso che sia dei superiori, che fa un sacco di video tutorial in gambissimo, però c'era un titolo che gli ho detto, dai, che è un po' clickbait questo titolo qua, no? Redux non serve, usiamo le context, no? Una roba del genere. Tu cosa ne pensi? So che su questo magari non andiamo d'accordissimo, però... Allora, io penso che se ogni... Faccio altra citazione che mi piacciono un casino. Se l'unico tool che hai, se l'unico strumento che hai a disposizione è un martello, ogni cosa ti sembrerà un chiodo. Bello. Quindi... Per quello sono tuo amico. Molti mi danno del detrattore di Redux. Non è vero. Soprattutto adesso, allora, una delle cose che criticavo, e io ero un grande criticato, uno a cui non piaceva molto React, cioè sia per le questioni di licenza in primis, sia perché non mi piacevano gli hook. Sì, sì, sì. All'epoca ha rischiato che mezza comunità, lì, ecco, lì, una piccola nota, è lì dove ha avuto successo Vue. Sì. Lì è successo Vue, persi da React, boh, chiusa parentesi. Vabbè, quindi, in realtà, la questione di Redux, secondo me, che era un male necessario, nel senso che faceva delle cose, ha portato delle cose che, Madonna Santa, React non faceva nemmeno di pezza. Cioè, soprattutto prima di pattern, soprattutto come il pattern del lock, delle render props, Redux era, secondo me, necessario. Cioè, dovevi installarlo in ogni applicazione React che non fosse veramente una paginetta. Quindi, detto questo, quello che dico io adesso è che dipende, sia perché React è diventato molto meglio del tempo, sia perché ci sono delle cose molto specifiche ormai, cioè, per dire, io sono uno che pensa, come progetta, è molto più vicino al concetto di StateX come state manager, cioè una macchina a stati dove sai esattamente a seconda di quello, però cambia. Deve a me quello che non piace è che invece vedo spesso, ma non è solo su Redux, mi succede anche tipo su Bootstrap, su che la gente ha imparato il tool e poi usa il tool per ogni cosa. Io non sono nemmeno d'accordo, anche in azienda da me, ad utilizzare ovunque React, perché ci sono dei punti, noi abbiamo il blog che in React non l'abbiamo fatto, nonostante ci abbiamo il sito fatto in Gatsby, perché non ci convince. Devi fare delle scelte. Redux, secondo me, io faccio l'esempio del player, ok? Del player, dovessi fare domani Spotify, per dire una roba, cioè, per me Braindead vado di Redux con le saga. Io, dovessi fare una scelta tecnica. Devo fare una dashboard di visualizzazione dati dal backend? React Query o similari, cioè non vado a fare, cioè, quindi per me ogni volta, ma è il mio mestiere, perché mi riguarda, ogni volta vado a vedere quella roba lì.
domanda è: come fai a sapere? Io delle volte faccio le POC, le proof of concept. Io utilizzo Gatsby da 3 anni, penso che ai tempi, cioè dalla versione, se non tipo il quinto che gli aveva messo la stellina al tizio, perché mi metto e proprio anche aziendalmente dico devo provare questo tool perché secondo me può essermi un domani utile. Infatti io non ho mai messo in produzione, non ho mai avuto Redux in produzione. E nonostante questo ho usato Redux, adesso ho utilizzato Redux Omega, mi pare, quello lì che ti fa usare le macchine a stati dentro Redux. L'avevo suggerito, cioè c'è un progetto di, tra l'altro di italiani per farlo, veramente fighetto, mi piace. Poi alla fine ho usato Xtate per una POC al lavoro, poi il progetto è fallito purtroppo. Cioè, quindi per me non è che non... Quello che dico io, nonostante io usi context, i context hanno il loro utilizzo, vanno a sostituire parecchi utilizzi che prima erano per forza di Redux, perché non c'era altro modo, non è detta che vada bene. La seconda cosa invece che dico è che se tu con un tool ti trovi bene, non devi cambiare il tool per seguire una corrente, cioè non è... però devi comunque essere sempre aggiornato. Cioè, per farvi capire, io ho provato Vue, ho provato Svelte, paragonandole a React. Sono rimasto su React, perché per me il costo di passare da lì a React non esisteva. Prima utilizzavo, per chi lo conosce, era per HTML, come di React, o utilizzavo Marco. Per HTML. Ah, sì, sì. E di Andrea Gianmarchi può essere? Sì, già, esatto. Ho usato React e a quel punto progetti, cioè, quindi ci sta quello lì. Secondo me non è una... cioè, Redux è un tool, ha i suoi utilizzi. Io sono d'accordo con... cos'era? Di Dan Abramov, il tweet non utilizzare Redux nel 90% dei casi non ti serve, una roba del genere. Che è l'autore di Redux. Sì, esatto, Dan Abramov perché l'ha creato. Se però sei nel 10% di quelli che ti servono Redux, usa Redux, di cosa stiamo parlando? Per me è un tool che... L'altra cosa appunto che dico, secondo me, poi dipende molto, la seconda cosa che bisogna sempre considerare, ma vale per il CSS che dicevo prima, style, tutto quello, dipende dal team. Cioè, Redux, secondo me, semplifica un po' alcuni concetti che per figure molto, diciamo, junior sono difficili. E quando si lavora in team bisogna sempre trovare, eccolo là, bravissimo Ale, sempre trovare la giusta quadra. Se vedete che il team si trova bene con Redux, usatelo. Io per dire, ho dovuto fare muro a TypeScript perché c'è una curva di learning molto alta per chi ha sempre usato JavaScript. Nel team non avevo, io lavoro in una ditta di prodotto, devo rilasciare puntualmente, non c'era tempo di fare di mettere TypeScript nei progetti che avevamo attualmente. Ho aspettato dei progetti piccolini, cioè anche lì dovete fare delle scelte. È quella la parte difficile del lavoro più crescente, non è far funzionare il bottone quando clicchi, quello sono le scemenze. Infatti, concordo. Ti lascio finire, dopo dico no, io, delle volte ci potete trovare me e Fabio a scannarsi su Redux, sui gruppi, semplicemente perché magari una persona fa una domanda su Redux, cioè a me mi esce... A me, io esco veramente, mi dà fastidio, cioè mi viene proprio, mi indigno per dirla brutalmente, tipo, ho un nuovo progetto che ancora non è partito, uso Redux liscio o Redux, ma provvedi qualcosa, come fai a dire? Ma che ne so? Cioè, ma non è nemmeno una domanda fattibile. A me sta sui coglioni questa, scusate il francesismo, e quando in realtà... è perentoria, cioè imperativa la cosa. Redux fa cagare, fa schifo, ma cioè o non serve a niente,
oppure Angular, Angular muore perché React è meglio. In realtà mi integro a quello che hai detto tu. In realtà, secondo me, spesso React e Angular e Vue vengono utilizzati da fanboy, no? Secondo me, mi piace quello, uso quello. In realtà, ogni tool, secondo me, ha le sue peculiarità, no? E dovrebbe essere scelto con un certo criterio a seconda, in realtà, sia del progetto, ma come hai detto tu, anche del team che poi dovrà metterci mano. Come hai detto tu, anche sono d'accordissimo che NGRX per Angular e Redux in generale, io dico spesso una cosa, che semplificano le situazioni complesse, no? Di solito la dico così, no? Quindi chiaramente overkill se devo fare un hello world, ma quando lavoriamo in ambito enterprise, è ovvio che non hai bisogno di fare la view con due form, è finita lì, ma quando inizi a avere delle view che sono piene di incastri, no? Non, e infatti un'altra cosa, un'altra secondo me leggenda metropolitana è che io non lo userei solo per lo stato globale, infatti tant'è che NGRX può, che è una versione Redux di Angular, fornisce anche una funzionalità per singola route, si chiama per la feature, no? Per la singola sezione, perché sì, visto che è uno stato, uno state manager globale, ma perché a volte, secondo me, avere una view molto complessa, dove hai tantissimi incastri, no? Banalmente anche incastri del tipo, se ho aperto il pannello di destra non posso fare delle opzioni, se ho effettuato determinate scelte non posso, devo disabilitare delle altre possibilità, e via dicendo, avere uno state manager, e in particolar modo io anche mi riferisco al non solo ai vantaggi poi di isolare azioni, di isolare gli effetti, side effect, eccetera, che è un discorso di qualità poi del codice che ti ritrovi comunque a dover mantenere. Ma due cose. Uno, che il mio codice risulta più leggibile per gli altri e vado a recuperare facilmente tutti i punti in cui devo andare a metterci mano. Mi serve l'azione che riguarda il pannellino o un'eventuale chiamata al server, le trovo in quella cartella sotto user action, user effect e così via. Oltre quello, però, i dev tool. Come si può fare meno di Redux DevTool quando hai mille azioni che si incastrano? Basti pensare in alcuni siti, non solo alla vostra situazione dei login, ma ci sono alcuni login che per arrivare effettivamente poi alla home ci sono un po' di passaggi in mezzo, no? Soprattutto quando magari è interscambio di varie API, no? E anche lì avere il tracciamento nel Redux DevTool di tutta la sequenza di azioni e sapere come ogni azione ha impattato esattamente sullo stato applicativo e poter anche con Sentry andare a tracciare eventualmente, perché se non sbaglio con Sentry puoi, no, mandare dei dati, no? Eventualmente potrei io mandare lo snapshot dello stato in quel momento in cui si è generato l'errore, no? Cioè, secondo me, voglio dire, puoi farne meno? Sì, però ci sono contesti che, cazzarola, secondo me fa la differenza, no? Usare questo. E soprattutto un'altra cosa, scusami, che mi ricollego, e invece un altro conto è quando c'è un turnover elevato in un'azienda, cazzarola, cioè avere comunque un'architettura che una si basa su best practices e opinionata, perché ormai anche Redux col toolkit diventa quasi opinionato, e avere tutto il flusso di azioni ben chiaro, visto che sappiamo quando uno va via, che ha creato magari l'architettura, quanta documentazione lasci, quanto sia chiara questa, no? Cioè, secondo me non apprezzo tutto questo, no? Poi non so cosa ne pensi tu, vediamo. Per quanto sia, secondo me, i tool di... concordo sul fatto che una delle cose che più vale di Redux sono i tool. Sì. Il debugger è fenomenale. D'altro canto, per me, questa è un'opinione fortissima, adesso si incazza Fabio, viziano male lo sviluppatore. Nel senso che a me è capitato più... cioè io ultimamente debuggo quasi nulla, le parti di stato, eccetera, eccetera, perché c'ho i test atomici. Quindi, cioè, nel senso che quando se secondo me la complessità dell'applicazione richiede un debugger avanzato come quello di Redux, due domandine sull'architettura me la farei. Non è un problema di Redux questo, sia chiaro, è un problema di come lo utilizzi. Soprattutto, infatti, la cosa... nelle aziende enterprise ci sono quel tipo di situazioni borderline, però cioè, non ti posso dire giusto quello che mi fa, anche io mi incazzo e fa schifo. Sì. È una situazione perché se tu veramente riesci a debuggare la tua applicazione solo esclusivamente con il Redux tool, secondo me puzza la situazione, cioè vuol dire che non hai una suite di test abbastanza. Un conto è quello, sono d'accordo, però un conto è avere visualmente
il flow, cioè cazzo, cioè lì ci metto un minuto a capire cosa succede. Dall'altra parte, breakpoint, o comunque devo, il flusso, come lo fai a capire il flusso di un'applicazione? Cosa vai a fare, che chiamate vai a fare? Io dico quello, no? Che... No, io per quella roba lì, anche lì, secondo me, lì è proprio progettuale. Le applicazioni che faccio io solitamente sono tutte, ogni componente non hai bisogno di capire da dove va a prenderlo il dato. C'è sempre il modo per andarlo a capire. Senza, è il test per fare... No, sono d'accordo con te, non sto dicendo che sostituisci. Quello che sto dicendo io è che è comodo, è figo, è uno di quei tool. La cosa che dico io, perché l'ho visto usare male Redux, non puoi basarti su quello per stare tranquillo la notte. Più, tu, più su questi è meglio, no? Esatto. Esatto. Uno... Ma non sostituisce, insomma, questo, no? Non sto dicendo quello. Comunque, no, no, ma capito, però, appunto, bisogna, cioè, bisogna scegliere lo strumento giusto nel, nel momento opportuno nel progetto, insomma. Cioè, non vuol dire, non è, non c'è un sì, un meglio, un peggio, no? Sta, sta lì nel mezzo. Comunque, usate Redux, che è molto meglio. Quindi, sto scherzando. No, e, volevo dire ancora una cosa, adesso concludiamo, ancora un attimo. E si parlavano, a parte questo non l'ho capita, però magari sono io che sono vecchio ormai. Che sia l'autenticazione PSD2, no? Però allora non so io perché... Alla fine, vedi, allora... Autenticarsi con PSD2 è abbastanza... Cosa? Dico, no, no, è un inferno. Se, se PSD2 è il coso di... era PSD2 l'autenticazione, l'ho usata solo una volta che al cielo e non ero io che facevo la parte di autenticazione. Sì, sì. Bravo, bravo, che siete fare una visione molto profonda sull'altra dimensione, per tutta la serietà. Adesso di questo non dico niente, in realtà io in realtà vedo cose brutte, ma le vediamo un po' tutti, mi sa. Ma c'era una bella domanda sull'IT Elements. Sì, infatti, ma perché c'erano un paio sui web components in realtà? Non ne trovo più. Comunque, aspetta, torno su. C'è la lotteria, tra l'altro, se, se ci sente, ma a parte che non lo vedo, ah sì, forse c'è Enzo. Enzo, mi chiedono poi i link per la lotteria e la presenza, che adesso facciamo i premi. C'erano un po' di domande, guarda, però in realtà ce ne sono... Ce ne sono. Beh, intanto se vuoi rispondere su web components, c'era qualcuno che diceva se web components ultimamente vanno per la maggiore, ma mi sa che me lo sono persa. Allora, la cosa che dico io, no, dai, eccola, trovata. Lit Elements, sì, a me sta un po' sugli Zebedee Lit, perché hanno copiato in maniera abbastanza spudorata i per HTML di qui sopra invece di collaborare, cioè invece di andare a prendere un progetto open source e arricchirlo con la potenza di Google, l'hanno mediamente clonato per farne, per poi praticamente ammazzare HTML. Però io non ho molti peli sulla lingua, anche se qua devo dire che l'ultima volta sono stato richiamato da Google perché non sono stato inclusivo su alcune cose, ho fatto una battutaccia e mi hanno richiamato, quindi devo stare attento. E qualcuno di voi ha segnalato qualcosa, sappiate che vi monitoro. Anzi, siete voi che monitorate me. Però, anche qua, devo un po' silenziarmi, l'autore è un po' difficile, eh? Sì, 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 sì. Ma Andrea sicuramente ha opinioni molto forti. Diciamo così, tipo su TypeScript ha opinioni molto forti. Era un po'. Ha attaccato un paio di volte, però non c'è da dire che quello che scrive, secondo me... io piango per quanto è bello, cioè devo dire che uno vorrei saperne metà di quello che ne sa lui. Poi io, sì, di più. Quindi bravo, no, bravissimo, però voglio dire, anche quello fa un po' magari. Anche, però vabbè, voglio dire, non è che per, a me, io stando in community da prima ancora, io ho fatto parte di community di ogni tipo e genere, cioè sono abbastanza... Se ho bisogno di qualcuno, sono io che mi devo mettere a... sono io con l'indifetto. Per me è sempre così. Però parliamo, torniamo all'HTML. Sì, anzi, per me i web components sono qui per restare. Al momento sono un API di livello forse un po' troppo basso, come tutti
tutte le cose che succedono sul web, se ci pensiamo, ma è giusto così, sta poi agli sviluppatori di fare cose come Lit Elements e montarci sopra. Perché non stanno esplodendo come è esploso React? Perché non stanno esplodendo come... In primis perché c'è molto meno tooling, cioè andare a fare la stessa cosa che fa al momento, cioè perché, come quello dicevo prima, perché io ad oggi dovrei passare a Web Components solo perché è uno standard? Perché devo togliermi tutto il tooling, le figate che ho di React? Non lo faccio al momento, però per dire ci sono situazioni in cui i Web Components a me mi intrigano parecchio. Perché? Perché mi capita delle volte che parti dei miei componenti che sviluppo le vorrei mettere ovunque, senza tutto il tooling di React. Cioè, quella è la cosa. Il problema è che buona parte del mondo al momento sta facendo SPA. Io non so, cioè almeno io per lo più della mia vita sto sviluppando single page application da 10 anni, da AngularJS 1.2. Faccio quello di mestiere ormai praticamente fisso. Però io vedo che comunque tutti quanti si stanno adattando ad andare verso i web components. Per farvi l'esempio... ma già il fatto che se avessimo avuto i web components ai tempi di AngularJS, quanti cavo di componenti mi sarei portato dietro ancora oggi, no? Per dire, Angular vede i suoi modi per esportare l'HTML, Vue, i componenti, Vue uguale. Anche React, pensateci, ha smesso di usare i syntactic event, smetterà di usarli. Però in roadmap. Perché? Perché vuole andare anche lui su di lì. Cioè, si stanno spostando tutti con calma. Ricordiamoci che il web è lento, cioè è lento, tra virgolette, ha degli scatti ogni tanto, però se ci pensiamo è abbastanza lento. Quindi prima che tutta la macchina si muova, ci vuole un pochettino. Dai, ci siamo quasi. Scusa, adesso taglio, perché andiamo vai. Intanto per l'attestato e rompiamo le scatole a Enzo, e so che ha delle novità, quindi non preoccupatevi. Sì, poi ve lo dico fra poco, tranquillo, allora, scusate. Chiudiamo veloce, adesso facciamo la botta e risposta dell'ultima, dai, è veramente sì, no, no. Sentry è come un'assicurazione sulla vita. Sentry è come un'assicurazione sulla vita, cioè non sto dicendo che io non faccio affidamento su Sentry, cioè quella è la cosa, è proprio di differente, così come io non sto dicendo non devi usare i DevTools, sto dicendo che se l'unico modo che tu hai per capire il flusso della tua applicazione è il DevTools, c'è qualcosa che non va. Poi sto dicendo, usali, sono comodi, non deve essere il tuo unico, cioè, come per dire, non devi, se la tua applicazione ha bisogno di fare reverse engineering per capire cosa fa, c'è un problema, cioè non voglio leggermi tutto il codice all'incontrario e fare reverse engineering su un'applicazione che ho sviluppato io. C'è qualcosa che non vuol dire che c'è qualcosa che non... Così come non posso abituarmi solo a usare i tool per questa è la differenza. Vai. Tagliamo, veloce, cosa ne pensi qua? Tu che sei uomo SEO. Così, 10 secondi. Ad oggi, ancora andrei su Gatsby, perché c'ha più tooling. Next.js è la big thing degli anni prossimi, quindi ti direi sì. Lo farei, lato SEO, si funziona una figata. No, te ne smazzo un'altra lato SEO. Sto guardando Helmet, si chiama Helmet il pacchetto, che tra l'altro è usato proprio in Gatsby, no? Di default, sì, no? Sì, di default Gatsby ce l'ha, puoi usarlo e lo renderizza e ti fa gli head e tutte le cose SEO, abbastanza figo. Io do un'altra a cui puoi rispondere, io così guardo le domande. Sì, bisogna utilizzare il ref, perché non, se no impazzisce a capire quando una roba è montata, se quell'elemento è ancora lì. E poi l'altra cosa che ti dico è anche un pochettino un anti-pattern di sviluppo in un ambiente dichiarativo, usare delle query imperative tipo document query selector. Perfetto, next. JS. Qua sempre per te che sono SaaS. Io sono fan di SAS in una maniera devastante, non sostituisce, come leggo delle volte, le CSS variables, non serve solo a quello in SAS, io ci faccio veramente delle figate. Ad oggi
Vale la pena impararlo ancora? Sì, perché però le vere potenzialità le vedi per casi d'uso molto avanzati. Io, per dire, ci faccio sorting delle regole, io ci faccio map, zip map, faccio delle cose per... Imparalo, vale la, è un tool veramente utile, è un po' come dire Redux. Secondo me non va usato sempre, quando ti serve ti salva la vita. Diciamo che non devi usare come facevo io, lo integravi solo per fare Lighten e Darker. Sì, però okay. Esatto. Anche quelli, in realtà no, secondo me anche... Erano utilissimi per gli over, no? Quando fai gli over, queste cose. In realtà quello è un tipo per tutte le cose di variabili colore, modificare temi, fare dei calcoli. Calc è fighissimo in CSS, ma a runtime, per fare i calcoli è figo invece averli staticizzati, eh? Cioè, pensa... sì, vai, il taglio ha finito. Comunque, domanda veloce, questa richiederebbe un mondo, in realtà, però se vuoi dire la tua... E pareri su Tailwind, Guido, sei arrivato tardi, perché ne abbiamo già parlato, eh? Ne abbiamo già parlato, io lo sconsiglio, cioè, per me, no, proprio no, Tailwind. È proprio uno dei... A me pensa che fa cagare Bootstrap per il modo di attaccare le classi, per il fatto che leghi, se hai bisogno di fare sovrascritture, devi fare cose brutte. Tailwind è peggio per me, hai anche un effort di peso molto grande per leggere quella roba lì. Poi ti ci abitui a tutto, però suggerisco su questo, Kiss My Class Name, cercatelo su Google. Sembrava Kick My Ass all'inizio, però ok. Quindi, questa domandona da 10 milioni di dollari. Qua direi c'è Luca Mezzalira come italiano a cui potete chiedere più di su questo, per chi non lo conoscesse. Anche Giorgio comunque ne si sta smanettando un po', quindi so che ci lavora, però sì, ci sarebbe lui da... Cioè, front-end sono abbastanza... Secondo me esistono... come ulteriore soluzione, per trattarmi prima, alla mancanza di supporto diffuso dei web components. Se tutto fosse web components non avremmo forse bisogno dei... Sono fighi per aziende molto, molto grandi, che hanno dei team, che hanno delle feature molto grosse, sono fighi. Cioè, però non ho mai avuto la fortuna o la sfortuna di doverci arrivare a fare. Guarda, dico la mia controtendenza in realtà, però seguo una cosa che ha detto anche Luca Mezzalira in un talk. Secondo me sono comodi quando hai dei team così distribuiti, difficili da gestire, come hanno in DAZN, no? Che effettivamente far scegliere un'unica tecnologia a tutti questi team inizia a essere veramente complesso. E quindi ogni team, per esempio quello che si occupa del video player, piuttosto che del login o da altre parti, in realtà possono usare tecnologie che preferiscono, o per esempio anche integrarsi magari in un'applicazione legacy, no? Faccio un esempio, dove magari vuoi, ci può stare magari, che ne so, penso un'architettura micro front-end per integrare più parti. Però, di suo, per me è l'ultima scelta che andrei a prendere in considerazione. Questa era la parte dove magari posso essere... No, concordo 100% con quello che stai dicendo, sì. Ti voglio bene. Allora... Non ci siamo scannati oggi, però, come poteva andare. Qua ci voleva Stefano Magni, invece, che è un caro amico, no? Sui test. Però, tu cosa usi? Dai, Sì, io avevo, infatti, con Stefano parecchio ci abbiamo parlato, un pochettino di... Mi avevamo parlato soprattutto quando avevo iniziato a guardare lui Cypress, che gli avevo fatto vedere... a me piacerebbe, non riesco a farlo, purtroppo, fare... BDD, cioè Behavior Driven Development, sui test end-to-end. Quindi scrivere i Gherkin, per chi non lo conoscesse, dai Gherkin generare la suite di test da far girare end-to-end. Per me in React, parliamo di React, i test unitari hanno senso solo sugli hook che manipolano i dati. Quelli sempre da fare, quando manipoli un dato, fai il tuo custom hook, fai il tuo test, entri, esci e stai a posto. Per invece i flow preferisco gli end-to-end. Cosa usi per i test unitari? Perché in realtà poi anche chiacchierando con Stefano mi ha fatto un po' cambiare la mentalità. Faccio un esempio banale, no? Pannello open, no? Che si apre e si chiude, no? E voglio magari, no, all'inizio, io non sono un drago sui test, quindi non ho problemi a dirlo, anzi qualcosa che devo coltivare un po' di più, perché mi piacciono altre cose, non, per fortuna non vado troppo in produzione in questo periodo, quindi posso dedicarmi ad altro, no? E RX, Street Manager, mi piacciono queste cosine qua ultimamente. Però in realtà mi intrippa, no, il discorso. E
in realtà prima testavo effettivamente che nel momento in cui lo stato era opened, qualcosa cadesse nel template, tipo verificavo se la classe CSS, per esempio, X fosse applicata, no? O per esempio la classe opened o quello che è, no? In realtà mi ha fatto... Poi l'approccio invece che usa Cypress, che in realtà è molto simile per certi versi a quello che usa Angular, sì, lapsus, React Testing Library, non so se la usi, è quella di testare il contenuto invece, no? Quindi verificare se semplicemente quel contenuto si vede. Boh, se si vede vuol dire che funziona, no? Senza andare nel dettaglio, che ci sta, perché in effetti il problema principale è che se cambia una virgola nel template si rompono tutti i test ogni volta, no? No, sì, la cosa è proprio del behavior, cioè non vai a fare l'unit test in quel caso. Cosa dici? Io, allora, a parte che non clicco quasi mai, se clicco questo stato mi succede quello, nei test unitari, quella è roba da end-to-end, per quel che mi riguarda. In effetti, sì. In quel caso lì lo faccio delle volte, io tipo dico, clicco la label dove c'è scritto sì, sono maggiorenne, sto sviluppando un bel sito di alcolici, prima che pensate male. Sì, ho più di 18 anni, clicco, vado invio, mi aspetto che la rotta sia cambiata. No, mi aspetto che la rotta, che il tasto non sia valido, faccio così. Io uso molto quello, uso molto, mi aspetto che il form sia disabilitato o abilitato, cioè quindi senza classi strane, cioè non su un'implementazione, ma su quello che voglio che succeda all'utente. Sì, ma infatti mi diceva anche Stefano che la moltissima parte di test la sposta proprio su anche sull'end-to-end con Cypress, ma è infatti un'altra domanda che invece ho io. E il back-end, tu lo testi a livello appunto di... Come lo testi? Cioè, perché anche lì, no? Ogni tanto con... Adesso non vado nel dettaglio perché poi non è il mio, non voglio dire stupidaggini, ma con anche con Stefano si cioè, alcuni test venivano fatti sempre lato end-to-end, anche per testare il back-end, nel senso che mi arrivano dei dati, mi aspetto che la UI abbia questa struttura, beh, vuol dire che tutto il back-end ha dato buon fine, no? Per dirla in maniera sempliciotta. Tu li fai i test sul back-end? Allora, che testi di solito? No, il mio sogno bagnato, quello che proprio chiedo... Il sogno bagnato è bellissimo, mi hai dato una visione. Okay. Quello che chiedo piangendo al mio CTO... Quello che chiedo non importa. In chiusura, scusami, così. Quello che chiedo al mio CTO sempre è avere un back-end deployabile con un tastino, con degli stati compliantisti, cioè quindi la stessa persona, lo stesso tutto, e vado a fare i test su quello. Al momento non ce l'abbiamo, è uno degli obiettivi del 2021 avere questa roba, sulla roba qua. Ok, boh. Comunque sì, concordo su sì, unit test integration, infatti quello che dicevo, su unit test, in React testi gli hook, le modifiche, quella roba lì, gli integration ci devi testare un pochettino il resto, perché veramente quello che ha detto prima Fabio, se io clicco, se io faccio partire questo state open modal e attacco la classe modal a quella roba lì, sto testando React. Cioè, ma aspetto che cosa stai testando? Un ternario? Invece con la roba lì la sposto in un test end-to-end in maniera che ti... Perché magari cambia la... Sai qual è il discorso di fare quello? Cambia la classe, caro Fabio, cambia la classe, hai sbagliato il CSS, la classe è cambiata, il tuo test passa, ma la modale non è apparsa. Sì. Ma tu cosa testi? Verifichi se effettivamente sia visibile poi la modale? Verifico che sia, sì, che ci sia il testo nella modale. Di testo della moda, sì, più esempio, tipo, sì, io in realtà uso non uso Cypress, non test usi Test Café. Ah sì, mi ricordo che usavi quella roba. Test Café, vado a vedere che ci sia il testo nel che sia selezionabile il testo della modale. E per dire, Test Café c'ha la roba proprio per registrare il tutto. È uno dei motivi che avevo preso. Mi hanno suggerito dei tool che adesso mi sembra che me li ho salvati nei miei brutti preferiti qua, dove attacco ogni tanto la roba al volo, ma non la troverò mai, che devo pulire, tutta la roba che devo pulire. Eccola qua! Anche questo mi avevano mostrato. Che simpatico. Selenium Test Generator, non so, se volete dargli un'occhiata, alla fin fine ti permette di registrare sessioni. E mi intrippavo un po', però poi non me lo sono mai guardato in realtà. Comunque, prendete spunto, eventualmente. Vabbè, direi di chiudere, anche se Alessandro aveva la domanda fatta a Iaga
fatta ieri a Iaga, no? Iaga Sant'Agostino, mi pare si chiama. Sì, giusto, no? Giaga, non è in via. Boh, dipende come ti trovi più comodo. Cioè, non è che sono parecchio... Anche perché io li avevo paragonati un paio d'anni fa e secondo me Test Café picchiava parecchio di più. Cypress ha fatto un lavoro splendido, Test Café è rimasto fermo. Questa ad oggi. C'era il problema che Cypress fino alla 3, mi pare, non supportava, insomma alla 4, non vorrei dire numeri a cavolo, non supportava Internet Explorer, Firefox. Sì, quello è il motivo. Cioè, io testavo anche un problema là. Io testavo su browser stack tutti tipo iOS, eccetera, eccetera, e quindi mi piaceva di più. Ok. Boh, direi dai che è ora. Tra l'altro, mentre voi parlavate, vi ascoltavo con una radio, io stavo programmando proprio il software dei certificati in PHP in Symfony, il back-end è fatto in Symfony, quindi... e poi passerò alla parte front-end ed ero in dubbio tra Angular e React. Voi che dite, ragazzi? Dipende. Svelte. Svelte. Cosa? Io dico svelte. Esatto. No, in realtà se hai tanti for... No, non lo so, andiamo avanti. C'è un mio... ecco, parentesi, aspetta, parentesi, fammi fare... Se hai qualcosa da promuovere, fallo pure. Io, in quanto vi dico, nel mio canale YouTube trovate un bellissimo video Angular versus React, che stranamente non ha neanche un dislike, adesso lo mettetemeli. Mi aspettavo di avere insulti e altre cose, perché poi alla fine ho detto, secondo me, dove era meglio uno, dove era meglio l'altro. Troverete anche questa live... E poi ha detto che Di Pumpo che ci darà un video con dove farà la lap dance e lo metteremo sul mio canale YouTube e quindi no, basta, quindi iscrivetevi, poi basta lo spam, non so se volevi pubblicare, abbiamo già detto Italia.js su Discord, sì. Le community Angular Developer Italiani, React, JavaScript e ovviamente Dev Workspace e The Communities Bay, sì. Giusto? Grande, guarda, ha fatto tutto Fabio, grande, ok, così io riaggiungo pure Daniela al volo che sta un po' addormentando. Infatti, povera, abbiamo ha resistito a tutti questi sviluppatori. Sì, ma ormai anch'io ci sto entrando, non dico che ci capisco qualcosa, però piano pianino forse. Pian piano. Nel frattempo mandate i vostri selfie così facciamo questa estrazione finale, stanno arrivando un po', siete stati un po' freddini stasera, quindi dai, approfittiamo, caricate, non fate i timidi, così partiamo subito. Ricorda cosa, c'è la licenza, no? Abbiamo licenza web JetBrains, il buono, se non sbaglio, offerto da DocMinds, da 50 euro, no, giusto, no, per ricordare... Aspetta. No, il buono l'abbiamo messo per il concorso dei... No, vabbè, tranquillo, dai. L'abbiamo messo per il concorso, io ho postato già una foto della mia scrivania natalizia, postate pure voi, trovate sul gruppo Facebook, dai, possono partecipare pure Davide e Fabio, ok, siamo curiosi. Okay. Secondo me Davide può postare sta foto con l'alberello che è stupenda, quindi... Questa foto... Vabbè, la sua, questo è l'alberello, esatto, questo è quello piccolo, quello da ufficio. Allora io nel frattempo dai, condivido un po' il wall così animiamo un po' le nostre persone a... Allora, esatto, vai saluta nel frattempo, rispetto alla scorsa settimana qualcosa è migliorato ragazzi, quindi non vi preoccupate. Perché no, la scorsa settimana ci fu una lista infinita, anzi ringrazio Mattia con quale stiamo sviluppando questo tool per fare le estrazioni. E adesso andiamo subito a visualizzare i volti, se mi ricordo il bottone. Povera, abbiamo Daniela tagliata. Vabbè, si vedono le corna, quelle stasera. Adesso arrivano le faccine, speriamo, dai. Avete qualcosa da aggiungere? Ecco, stanno arrivando nel frattempo. Ah sì, ho qualcosa da aggiungere in realtà, spammer sempre, che comunque farò di Redux in realtà, ce lo fissa lì, in realtà verranno fuori dei video
entro penso fine anno, dove metterò a paragone tutti gli approcci, perché ho già fatto un talk per Code Motion a novembre. Non dovevo menzionare la concorrenza, però vai tranquillo. Scusate. Lo perdoniamo per questa volta, vero Enzo? Concorrenza, insomma, comunque altre entità, no? E quindi lo dividerò in video e faccio vedere come gestire lo stato con l'estate, con user reducer, con gli hooks, con le context, perché non usare le context, perché usare Redux, visto per fare la battutaccia, visto che prima abbiamo detto che è indifferente, però vi darò un po' di suggerimenti. Quindi iscrivetevi a tutti i canali YouTube di questo, il mio in particolar modo, ma no, a parte gli scherzi. Ormai sto vanizzando. No, vabbè, tranquillo, anche perché tanti mi associano ancora a Codemotion, ho lasciato Codemotion da un anno e mezzo, quindi è fatto bene pure a ricordarlo, così ne approfitto pure io a ricordare questa cosina qui. Scherzi a parte, dai, siamo belli carichi e pronti, io vado con il sorteggio, quindi diamo questa licenza JetBrains. Ok. Mettiamo un'animazione lunga 15 minuti, ok? L'avete diminuita quella? No, ora è selezionabile, quindi 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi, però fissa e non più proporzionale al numero dei partecipanti, ok? Quindi andiamo tranquilli. 10 secondi, siamo pronti? 1, 2, 3, il vincitore è? C'è ancora un bug nella mostra del vincitore, però dai, stiamo crescendo come tool. Ci vogliono 3 secondi. Io ho perso pure l'audio. Ho perso l'audio. Quindi è il vincitore. Mario Esposito. Ok. Yay, grande Mario. Scusate, io ho perso l'audio, quindi ora lo recupero un attimo, se no non vi riesco a sentire. Voi mi avete sentito? Sì. Io sento. Perfetto, la prossima volta dai, sarebbe carino che diamo il link e facciamo intervenire in studio il pubblico, ok? Così, ecco, vedi, Mario ci ha risposto, non ti preoccupare, abbiamo la tua email, quindi non c'è più bisogno che ce la comunichi, ora ti metto in contatto con Fabio che ti manda la licenza, va bene? È una licenza di un anno per tutti i prodotti JetBrains, giusto? È quella lì. Sì, è la licenza di un anno per prodotti JetBrains, quello che vuoi. Grande. Non ti sento più però, stai... Non mi senti più? Non mi sentite? Sì. Grande Mario, ok, ci sentiamo poi via email e ti spaccio la licenza. Va bene. Allora, prima di tutto ringrazio Fabio che ha fatto questa serie di alla fine 4 meetup, il corso React che ha avuto pure, ve lo ricordo, 471 spettatori a puntata, quindi forse è stato il fenomeno community online dell'anno, ok, così l'ho battezzata. Poi sono contento di aver... Nessuno mi dà un premio per questo, ecco, tranne a Doc Minds che mi ha regalato. Enzo, devi mandargli anche tu un regalino a Fabio, allora. Sì, sì, manderò un regalino a Fabio, a sorpresa. Fabio! Ecco, lo prendo tutto, mi hai fatto arrossire. Ringrazio Davide, sono contentissimo che ci siamo rivisti qui stasera, anche perché se non ricordo male, visto quando parlavate, io avevo pure uno stickers di un tuo framework CSS, giusto? È ancora manutenuto oppure l'hai abbandonato? No, in realtà penso che l'ultimo aggiornamento sia di un annetto fa, ma semplicemente perché fa tutto quello che deve fare. Cioè, non so okay, ma come si chiama? Ricordami come si chiama, così ti faccio un... Come si chiama? Super Gigi. Cioè, io c'ho pure lo stickers che forse su eBay ormai c'è un valore di 3-4 euro. Anche il progetto con cui l'avevo fatto. Okay. Forse non ce l'hai neppure più tu quello stickers, giusto? Okay, no, ce l'ho ancora attaccato. Mi piange nel cuore quando cambierò il Mac. Ok. E poi vabbè, ringrazio The Workspace, ringrazio Daniela, ringrazio tutta Doc Minds. Aspettate che vi dico una cosa, ha mandato Fabio, ok? Quindi sì, lascio la parola a voi, vai Fabio. Allora, però lasciamo, se volete andare a Daniele, devo solo dire una cosina, magari coinvolgiamo anche Davide, poi anche a Doc Minds, vediamo un attimo come... In realtà volevo proporre delle attività extra, no? Per i prossimi tempi, no? Siccome preparare i talk è impegnativo, richiede un sacco di tempo, penso, ne parlavo con dei colleghi, andrò in pensione per un po', no? A livello di talk, no? Perché non si possono neanche più riciclare, cioè il talk è one shot, richiede a volte
Ne parlava anche Michel Murabito, no? Di sta cosa che richiede a volte preparare una singola sessione, richiede anche 50-60 ore di lavoro per fare quell'ora di sessione, no? Soprattutto se hai dei talk tanto ricchi. E quindi in realtà per dare qualcosa di più alla community pensavo di fare anche delle sessioni, come hai detto tu, no? Anche di coinvolgimento del pubblico. Quindi sarebbe bello, per esempio, fare delle code review, no? Magari vi aiutiamo a vedere il vostro codice, non... Anche per, con i senior possiamo discutere, ma magari i senior non ha molto senso, no? E diventa più quasi un lavoro, no? Una consulenza. Però con chi è all'inizio o comunque ha qualche dubbio, si potrebbe fare questo genere di attività. Quindi, eventualmente, se sentite sta cosa, seguitemi, perché probabilmente farò un sondaggio, un forum o qualcosa per... magari dove vi chiederò, condividete un po' di codice, se avete dei dubbi, che tipo di dubbi. E poi magari tra le varie richieste seleziono pian piano un po' di persone e facciamo queste sessioni one to one live condivise. Boh, questa può essere un'attività, come potremmo aver trovarne delle altre, insomma. Sì, assolutamente sì, siamo pure aperti, dai, su Devo Space. Che tipo di... Molto bello, secondo me, come idea, una sorta di Academy live. Perché... Beh sì, diciamo che non insegniamo, l'Academy è ovviamente qualcosa... L'Academy, diciamo, tra virgolette, dai, code review online, live, esatto. Sì, è un lavoro che in realtà già facciamo nelle community, perché se voi condividete parte del codice, spesso noi ti restituiamo la parte del codice corretta, no? E le spiegazioni anche lì le diamo, però in realtà a volte sono limitate, no? Come spiegazione lì, anche siccome molte domande sono anche come organizzare il progetto, spesso quello che facciamo in tanti è vedere il progetto di un'azienda, e in questo caso preferirei non che sia un'azienda, ma che sia qualcuno che sta imparando e sposta queste cartelle, io ho messo a mettere le cose così, le fare in quest'altro modo, potresti usare questo approccio, quindi un po' di consigli in effetti, no? Quindi un po' come se fosse un mentoring one to one, perché magari coinvolgiamo gli altri. Certamente da capire come organizzare, però può essere pure una cosa nuova che non credo abbia visto fare durante una diretta, quindi è una cosa interessante su cui lavorarci. E, tra l'altro, ecco, ne approfitto perché me l'ho dimenticato, quindi ringraziamenti alla domanda che hanno fatto in tanti, visto che me la fanno in tanti, un attimo ancora di pazienza, arriveranno tutti i certificati, vi arriveranno per email gli attestati di partecipazione del corso, no? Lo dico pure a Davide, perché chi partecipava a due puntate del corso React di Fabio riceveva l'attestato. È tutto sotto controllo, ho costruito, vi dicevo prima, da zero il sistema, che darà pure delle funzionalità in più, quindi c'è stato pure un lavoro, non sarà solo generazione certificato, vi arriverà tutto per email, non vi preoccupate, quando vi arriverà per email lo comunicherò sul gruppo, così se qualcuno non dovesse ricevere potrà contattarmi per capire perché non ha ricevuto, ok? Perché c'era un registro da firmare. Quindi tranquilli, massimo lunedì prossimo vi arriva il certificato a tutti, ok? Promessa a video, quindi non posso scappare. Grazie a tutti. Il cappellino di Babbo Natale anche, se non lasci il regalo, dai Enzo. Ci mancherebbe. Dai. Ti manda anche i cuoricini, Davide, guarda. Sentiamo Davide, va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Ragazzi, grazie mille a tutti. Grazie tanto Fabio per tutto, grazie, e grazie anche a te Davide per la serata. Ciao a tutti, Ciao a tutti. Ciao ciao ciao. Ciao ciao.